attimo. Ci siamo? Ecco, buonasera a tutti, sono Alberto Garlini, sono uno dei curatori di Pordenone Legge e volevo farvi un saluto da parte dei curatori e degli organizzatori. Prima dell'incontro, uno degli incontri credo più attesi è una tradizione ormai importantissima di Pordenone Legge. Lo spettacolo in realtà è già iniziato dietro. E voglio ricordare che questo incontro è stato fatto in collaborazione con AMGA e con ERACOM e invito a salire sul palco Natalino Balasso e Massimo Ciri con la partecipazione straordinaria di Monia Merli per questo carne di romanzo, Red Letterario, tutti si sveleranno i romanzi e tutto quello che porta con sé. Grazie. Grazie, buonasera, Natalino Balasso, Monia Merli, Massimo Cirri. Buonasera, buonasera. Allora, prima cosa da appurare, vuoi scagliarti contro i fotografi modello Virginia Raggi? Andate a cagare, maledetti. Questo 30 secondi proprio. Per dire subito che il linguaggio utilizzato. Quelle sedie lì, scritto riservato, che ora è? 10? Basta, non c'è più posto. Guarda che sei andata subito. Quanti di voi sono qui, poveretti, per la prima volta? Perfetto, facciamo le stesse cose dell'anno scorso. Perfetto. Allora, Ciri, vuoi andare avanti? Dire anche no, 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 va bene. Quanti sono qui oltre la quinta volta? Allora, questi ancora tornano, quindi se può andare avanti ancora... Si ricordano una mazza. Io volevo farti notare sta roba qua. Tu sai che io ho delle grosse proprietà in Emilia Romagna, Il latifondo e ho acquisito ancora anche parte dell'era ERACOM. Allora, volevo dirti che stiamo acquisendo AMGA, no? In pratica ci hanno dato talmente pochi soldi che li stiamo comprando noi, cioè noi adesso abbiamo sto sponsor qua, onestamente devo dire una roba, che la Volkswagen come macchina non funziona, giusto? Ha sponsorizzato carne da romanzo e poi è arrivato quella questione degli scarichi, non è un caso credo. esatto, qualcuno ha parlato. Comunque, per dire, però questo sponsor si sta affezionando, si sono affezionati a noi e hanno deciso, ma sì dai, cacciamo sti 400.000 euro anche quest'anno per comprare il video LED, wall. Allora, tu non mi hai neanche presentato Francesco De Gregori. Volevo dire una roba, e mi sono dovuto andare io da persona così che mi vergogno, e sono un fan, e gli ho detto, piacere, mi chiamo Natalino, posso stringerti la mano? Due dita mi ha dato. Ho detto, caso, ho speso 400 euro di SIAE per De Gregori io, eh? Tra concerti, cassette, pirata, tutto il resto. Due dita. Vabbè. Io ho chiesto a De Gregori, su suggerimento di Natalino Balasso, come è stato scrivere la locomotiva. Non ha apprezzato la battuta. No, perché guarda che lui non gli piace tanto le battute. Poi... un'altra cosa, a proposito. Oggi ho visto Mauro Corona. Ah, Mauro Corona lo riconosce subito perché lui si veste da Mauro Corona proprio, cioè ha una è impossibile tuta. Non riconoscerlo, lui si veste da Mauro Corona e tu capisci che è lui, no? È chiaro. Allora, De Gregori mi ha chiesto un po' invidioso com'è che siete riusciti ad avere AMGA come sponsor. E tu cosa gli hai detto? Bisogna essere un po' meno stronzi. Certo, è chiaro. Allora, non l'ha presa bene il fatto che non l'abbia presentato De Gregori, a cui non ma sono... Ma no, ma a me piace tantissimo De Gregori. L'ultimo disco su Bob Dylan, obiettivamente Bob Dylan le cantava meglio, ma comunque lasciamo stare. La locomotiva è un bel brano, obiettivamente. La locomotiva, obiettivamente, è un bel brano. La fiaccola dell'anarchia. Tu cosa hai deciso? Con un treppiede, metterti qua, solo perché hai un casso e cartellino al collo, e metterti davanti a quello là che non ha pagato un casso. Te pare giusto? Prendetela come una riflessione sul potere e la sua rappresentazione da parte di Natalino. Mediatica, perché questo è mediatica. Potere mediatico. Mediatico. Natalino, io direi, se tu sei d'accordo, di cominciare. Ciri si è già seduto. No, perché cominciare... Questa manifestazione si può riprendere col telefonino. Perché con tutte le parolacce che dice Ciri, loro non metteranno mai su YouTube mai, il video. Mai.
perché cominciare convoca il finire, cioè se cominciamo prima o poi finiamo. Cirri, quando è iniziata? Sarà 5 minuti che è iniziata, è già lì che vuol finire. Cirri, Monia, abbiamo su change.org la petizione Natalino, finiamo verso l'una, vi prego di firmatela. Se quest'anno sono cambiate anche le sedie. Ara che roba, ara che meraviglia di roba, ah! Questo è tutto un plexiglass riciclato da macchine della Volkswagen che c'erano avanzate da sponsor vecchio. E chissà quando andrà via l'Amga cosa useremo. Saranno tutti sappiamo. Tubi qua, per tutto sarà. Bene, bene, allora, come noti, abbiamo chiesto che uno schermo, abbiamo detto scegliete voi il colore e hanno scritto pordenonelegge.it. Festa del libro con gli autori. Questa è importante sta roba qua, perché sapete che Jorge Luis Borges, cioè non sto parlando, capito, di un osho qualsiasi. Jorge Luis Borges ha detto un buon lettore è raro quanto un grande autore. Allora io ho provato a fare il conto, cioè guarda che autori ce n'è tanti al mondo, eh? Saranno 10.000 minimo, eh? Saranno 100.000 anche gli autori nel mondo, giusto? Grandi scrittori quanto saranno? Saranno uno ogni 10.000? Non è che ce n'è grandi scrittori, sarà 100 in tutto la storia, giusto? Ecco, sì. Allora la percentuale è 1-10.000, quindi se i lettori è come gli autori, c'è un buon lettore ogni 10.000, quindi quanti siamo qua? Non per credo che non siamo tanti più di 1.000, eh? Quindi è possibile che non ci sia neanche uno capace di leggere qua dentro. E siamo a Pordenone Legge, figurarsi. Legge, siamo a Pordenone Legge. C'è la vecchia tesi, noi avevamo lanciato, ma Garlini non vuole una versione più semplice. Pordenone guarda le figure, che è quella più vicino di quei libri che poi trovate le pagine appiccicate. Perché invece, come dice la Marta Dalla Via nel mio ultimo video, Pordenone Legge, io no. Questo è il discorso. Festa del libro con gli autori, perché la gente vuol venire qua a vedere quelli famosi, capito? Io sono venuto qua perché c'è il cantante dei i Tre Allegri Ragazzi Morti, se no non venivo neanche mi qua. C'è la gente che viene a vedere e dopo dire, sono andato con la scusa della cultura, Garlini, quegli altri, Villa Alta, quelli la Gasparette, questi furbacchioni, con la scusa della cultura, chiamano qua, hai capito? Bombolo è morto, poretto, però dimmene uno vivo. Toffolo. Ma Toffolo è lui. Scusami, ho fatto un inferno. Quell'altro è morto. Ma è morto quello là. Vabbè, comunque chiamano Cirri e la gente va lì convinta di parlare cultura, invece vuole solo vedere la faccia, come se uno andasse da De Gregori per dargli la mano. Ma che caso, dai, mano. Cioè, ascolta le canzoni, cerca di capire invece andare lì a dar la mano. Sono un tuo estimatore, dimostramelo. 400 euro di SIAE gli avrò dato, cazzo, De Gregori. Vabbè, siamo stati, però è di Roma. Vabbè, no, ma comunque è stato gentile da parte tua non prenderla male. Qualcuno avrebbe potuto prenderla male. Sai che io sono un signore. Assolutamente. Io sono un signore. Ma sai che non abbiamo presentato questa grande... Questa qua, tra l'altro, sai che questa qua siede al posto che fu di quello che oggi è un grande scrittore, quindi è di buon auspicio per lei. Simone Marcuzzi, per anni Simone Marcuzzi ha fatto questo ingrato compito, poi nonostante la sua agente è riuscito a diventare famoso. Ma quello che tu non sai, che Simone Marcuzzi, no, quest'anno ha cagato fuori un altro libro. Cioè, qual è il titolo del libro di Marcuzzi? 24 secondi, è il tempo che ci ha messo a scriverlo, tra l'altro. E il tempo che ci metterò io a buttarlo fuori a finestrino, perché me l'ha regalato, ma 24 secondi. Bene, bene. Allora, passiamo alle cose serie. Passiamo. Lei si chiama Monia, ha anche un cognome, immagino. Come si chiama Garlini? Monia? Merli! Vabbè, pazienza. Però Monia Merli è un bel nome per una scrittrice. Certo, Marcuzzi no, Marcuzzi finirà a presentare il Grande Fratello al massimo, ma... Allora, Monia, è, come dire, si presta a questa
l'OSCA iniziativa, e lei scriverà, metterà nero su bianco le parole che voi direte, perché lo spettacolo stasera lo fate voi, perché siete voi. Mai visto i cantanti che fanno voi, grazie a voi, se non c'eravate voi, ho capito, canta a caso. No, per dirti che ho visto i Subsonica ieri. Allora, ne sei rimasto scosso? Sono rimasto scosso perché Subsonica, onestamente avevo sentito due canzoni e ti bastava, e mi sono rimaste imprese perché non mi ricordo i titoli. Però Io prego qualcuno di tenere conto delle persone. Tempo. Non del tempo, no, delle persone che siamo riusciti a insultare stasera. Ma no, De Gregori, allora, stiamo Subsonica, parlando di gusti, Marcuzzi, Moniamelli, quella merda di Garlini. No, quella merda di Gallini hai detto tu. Per me Gallini è un santo. Allora, no, voglio dire, loro allora, sono bravi, loro e simpatici. Però hanno avuto degli ospiti perché festeggiavano i 20 anni. E allora c'era i 99 posse. Sono simpatici i 99 posse, eh? Salutiamo i Subsonica, hanno detto, no? E dopo hanno chiamato Johnson Righeira, perché sono amici. Non puoi fare ancora... Che cazzo di canzoni è che ha fatto? Qualcuno si ricorda. Non tengo cosa di nero. Vamos alla playa. Vamos alla... Cioè... Allora... stiamo parlando di autori. Puoi scrivere anche i Righeira fra quelli che abbiamo insultato e non abbiamo ancora cominciato. Vamos alla playa! Voglio dire... Lo sappiamo tutti. È come se venisse al Bar Romina a cantasse il ballo del qua. Come dire... Va bene... Cantate ballo qua, sappiamo tutti cos'è. Voi vi vergognate, noi ci vergogniamo e siamo d'accordo. Ma io non posso vedere i Subsonica tutti contenti che alzano sulle mani, e dopo arriva e vamos alla playa, e tutti sulle mani così, che facciamo così? Ah, ma che cazzo? Ma è una canzone per pensionati, vamos alla playa. Comunque dopo parliamo anche di Tre Allegri e Ragazzi Morti. Già che siamo in argomento, vuoi dire qualcosa su Mogol, che credo domani chiuda Pordenone Legge? Cosa? Vuoi dire qualcosa su Mogol? So che gli avevano rubato tutto. E questo purtroppo gli ha permesso, cioè l'ha obbligato a lavorare ancora. Anche Mogol fatto, va bene. Come Gigi D'Alessio, ha detto canterà ancora. Perché ha i debiti. Ha i debiti. Deve pagare le rate. Berate. Va bene, va mensili. Mensili. Beh, perché ha fatto l'abbonamento col club degli editori. E viene perseguitato. Continuano a mandargli, io dico, ma io non so leggere. Gigi D'Alessio segnalo, così fatto. A casa. Fatto. 25 milioni di debiti ha fatto. Vabbè, altro mondo. Molto bene. Allora, vogliamo cominciare, sì o no, questa serata? Perché qua stiamo parlando di cultura, va bene? Allora, il libro lo scrivete voi, siete fortunati, non vi facciamo scrivere un libro, però dovete scrivere l'incipit, l'inizio, per chi non lo sapesse, vi facciamo vedere tutta la fatica, l'ansia, la disperazione, la ricerca delle idee, il lavoro... È duro e terribile, che serve per produrre una minchia, perché non siamo mai riusciti a fare nulla che assomigliasse, non dico a niente. Ma a non niente. Sei un po' cattivo. Qualche volta abbiamo superato le 12 righe, e perché scriveva volta... col carattere così. Carattere corpo 16, mi raccomando. Però qualche volta c'è stato qualcosa che aveva una parvenza di senso, da ubriachi. Da ubriachi. Dopo, il giorno dopo, ci siamo accorti che... Però, insomma, adesso l'importante è partecipare, come disse quello là, e quindi adesso noi però siamo paternalisti, quindi vi veniamo incontro e vi aiutiamo, dandovi a disposizione una griglia, perché è così che si scrive i libri, cioè Garlini, per esempio, fa così, lui si fa prima una griglia, con su tutto degli elementi che vuol mettere nel libro, dopo ignora la griglia e comincia a scrivere a caso... Garlini, mentre lo diceva, ha fatto la battuta di quello che mette l'hamburger sulla griglia, per dire il livello Garlini, culturale dei padri fondatori Garlini di Pordenone Legge. È molto più spiritoso di noi. Ma Garlini, tra l'altro, tu sai che scrive 100 pagine al giorno lui? Cioè, lui se un libro non è di 10.000 pagine lo butta via?
butta via. La scuola cattolica di Albinati è un capitolo dell'opera di Garlini. Simone Marcuzzi gli ha regalato il suo libro a Garlini, Garlini pensava fosse l'indice. Per dirlo. Senti, vuoi scegliere un uomo o una donna che potrebbe aiutarci nei momenti di difficoltà e ne avremo? No, noi abbiamo abbiamo adesso bisogno di un volontario, perché di solito c'è il volontario che magari viene. Io però direi una roba, siccome questi sono tutti seduti, giusto? E quindi li lasciamo seduti. Vuoi che non ci sia uno che pur di sedersi qua alza la mano veramente e viene a fare la figura del pirla? Io a volte credo che dovrebbero darti il Partito Democratico da gestire, perché tu sai risolvere le questioni. Diciamo, che facili battute. Che facili battute. Diciamo chi ci serve, Natalino. Che facili battute. Ci serve un... Ci serve uno che ha un po' di occhio. Noi gli daremo... lui è... questa è un'idea di Cirri. Cioè, siccome questo è un rave letterario, ogni rave che si rispetti, mi manca le parole ultimamente. Figura, mica dobbiamo scrivere un libro. Basta ho che 56 fai... anni. Basta... Ho 56 anni, mi comincia già a partire. Quando non ti viene. Lembolo, eh? Pazzesco, quando non eh? Ti viene la parola, basta che metti un suono. Tipo. Ah. Allora. L'emblema del Veneto. Assestato. È un rave letterario, ogni rave che si rispetti ha il suo impasticato, quindi uno dovrà venire qui a fare l'impasticato. Chi è l'impasticato di un rave letterario? Uno che consuma roba pesante, quella roba che ci permetterà di avere ispirazione nei momenti di stanca. Qual è la roba pesante di stasera? Paolo Coelho, roba dura, roba durissima, Walter Veltroni. Walter Veltroni. Attenzione, perché questo è meglio degli altri, perché non l'ha scritto lui, è un'intervista ai calciatori, è molto più alto come livello. E poi se le vene letterarie lo permetteranno, Fabio Volo, roba durissima. Fabio Volo, però devo dire che Garlini ci ha fatto un scherzo, perché è un libro molto particolare, perché è immaginato, scritto da una donna, cioè secondo me l'ha scritto sua moglie e lui ha detto oh, io non c'ho voglia, e gli ha scritto il libro. Signore, e lui fa, Fabio, ho fatto Volo, un libro immaginato. Perfetto. Fabio Volo, no, non offenderei mai, siamo amici. Non è da te. Esatto. Chi allora si sente di impersonare la figura dell'impasticato, quello che sì? A cui no, Fabio non Volo mi disturbi affatto. No, sto facendo una cagata con Cirri qua a Pordenone, posto del merda. No. Ha riattaccato perché è un mio amico di Pordenone. C'è caldo qua dentro, fuori è freddo, qua è caldo, è possibile? Qualcuno ha voglia? No, c'è ancora l'anno l'uomo prossimo, che fe... L'anno prossimo l'AMGA fa l'aria condizionata. Certo. Ma c'è sempre stato sto controsoffitto tendaggiato qua? No, credo che Garlini l'abbia fatto per risparmiare sull'ICI o per investire. È il primo soldi. Anno che c'è controsoffitto. Fitto. Non l'avevo mai notato, bellissimo ciò. Parte essere Augias qua dentro. Augias segnare. Procedo a... Augias ho saputo che è tirchio, viene. Tirchio, vero? Tirchio. Due volte Augias segnare. La seconda. Garlini, vero che è tirchio? Non lo sa, Garlini non si pronuncia. C'è qualcuno che ha voglia, quando avremo un momento di difficoltà, di leggere a caso qualcosa? Ecco, ne abbiamo uno molto che è proprio molto motivato, molto motivato. Pur di sedersi, ha salutato gli amici, ha detto loro me ne fotto di voi, vado a sedermi. Buonasera. Adesso monta sul palco e decido se litigare con te. Prego, siediti. Puoi dirci come ti chiami e cosa fai nella vita? Questo microfono molto moderno che abbiamo messo. Mi chiamo Stefano e ho fatto l'ingegnere di processo fino al mese scorso, sono stato in Polonia. Ingegnere sono di tornato. Processo o a processo? Di processo. Di processo. Per ora. Cos'è un ingegnere del processo? Io non aprirei la parentesi, ma so che tu lo farai. Stefano, cos'è un ingegnere di processo? Ma non sono sicuro che sia così interessante, quindi magari... Quindi deve essere proprio una roba figa. C'è del lui sesso. Lui stesso dice ma... C'è del sesso nell'ingegnere di processo? Magari. Va bene. Io pensavo l'ingegnere di processo fosse quello che testava i tribunali, no? No.
Ma lavori per il processo o cos'è processo? Il processo. I anche processi produttivi. Ah, produttivi! Ah, produttivi! Sei di Pordenone, Stefano? Sono di Treviso, abito a Pordenone. Treviso, quindi sei posto? Veneto. Va bene, va bene. Io ti consegno le... Chiama il sindaco di Treviso. Certo, segnare... Beve. Segnare il sindaco, vogliamo dire qualcosa di Gentilini comodo. O ce ne freghiamo? Ma Gentilini, ma casa è morto Gentilini. Morto. Politicamente. Allora. Stefano, ti consegno le sostanze, assumile parzialmente, quando avremo bisogno di te ti chiederemo di leggere a caso. Ogni tanto tu noterai degli sguardi assenti fra il pubblico e la gente che si arrampicherà sugli specchi, non saprà cosa dire, cosa fare, e allora noi ti diremo, tu che sei un ingegnere di processo, fingendo di sapere che caso è un ingegnere di processo, e dacci, e tu poi sei il libro, lo scegli tu, il passaggio lo scegli tu. Intanto ti sei trovato un posto a sedere. Gli ingegneri sono mica stupidi, ha mica studiato per niente, ragazzi. Allora, dimmi. Ma io so che ti innervosisce, ma pronuncerei la frase. Quest'acqua è dell'era, quest'acqua qua. È sua, signora. Dolonia. Cosa verrà dalle Alpi? Abbiamo insultato anche l'acqua minerale. Dolomiti. Che le Alpi. Dolomiti viene. Dolomiti, cosa credo che sia Dolomiti? Adesso. Vabbè. Allora, fate in Italia, perché c'è anche l'acqua delle Dolomiti fatta in Cina. Costa meno. Con un tubone arriva qua. Arriva. E viene imbottigliata. Allora. Prego. Diamo al nostro pubblico, e qui entra in scena la nostra Monia, diamo al nostro pubblico la griglia per cominciare a scrivere il favoloso incipit del romanzo di stasera. Quindi, la griglia, quest'anno per quelli recidivi che sono tornati, abbiamo deciso di aggiungere qualcosa, perché ogni volta che diciamo i generi, la gente dopo sceglie sempre il giallo. Dai, ragazzi, ma odio di non si può leggere solo gialli, eh? Giusto? Infatti. Te frega niente te. Tu leggi gialli? No, leggo horror oppure libri che non sono romanzi. Ah, cioè... porno? Bene. Quindi dico la solita battuta che non è neanche mia. Vai. Che se dai film porno tu togli il rosa, sono film in bianco e nero. Questa si diceva una volta quando c'era il pelo. Vabbè, allora. Va tutto su YouTube qua. Diamo la griglia. La griglia parte da un genere. Cioè dobbiamo scegliere che genere di libro vogliamo scrivere. Per esempio lui legge no fiction, però noi diamo dei generi di massima, adesso non è che andiamo sullo specifico, giusto? No. Parla al microfono, lavori in radio. Quando è fuori servizio non deve. Tenevo il foglio. Allora, comincia a scrivere Monia, generi. Siamo già incartati alla prima parola. Allora, generi? Allora, che generi suggeriamo al nostro pubblico, Cirri? Io non comincerei col giallo noir, perché altrimenti poi influenziamo il pubblico. Vogliamo cominciare con il rosa, o ti ricorda, può andare il rosa? Ok, può essere rosa. Genere rosa, quindi poi diciamo romanzi genere? Dove la storia d'amore è fondamentale. E tutte quelle robe delle donne. E poi cosa c'è? Il giallo? Giallo l'abbiamo citato. Però giallo noir, thriller, insieme. Può essere un giallo noir thriller. Anche horror, ti va bene? Giallo noir, horror no. Un po' troppo. Troppo. Però, ovviamente dopo noi possiamo mescolare, giusto? Non è che fate un genere, se è giallo deve essere tutto quanto giallo. Può anche... Non so cosa ho detto, ma l'ho detto. Allora... Fantascienza, vogliamo mettere fantascienza. La Monia, pratica... magari stare sulla stessa riga te faceva schifo. No, è meglio così. Monia, ma abbiamo fatto una convenzione con degli oculisti per come scrivi karate. Siamo in grande qualcosa. Là in fondo leggete cosa è scritto qua. No. Non ci vede un cazzo nessuno. Fai un corpo 29, cazzo. Questo Calvin Camp, che cazzo de...
cazzo di carattere è che non so mai visto al mondo? L'ha trovato così, dice Monia. Ma non sai azionare un computer? Allora, vai. Non hai touch, non hai touch. No. Non hai touch qua. Andrebbe allora, metti un carattere leggibile. Cosa progettazione? È un libro per scrittori deficienti, è un computer. Chi lo usa? Garlini usa questo che scrive progettazione. Natalino Balasso. Garlini fa progettazione del mio romanzo e butta via il computer dopo. 16! Più. Così? 20, bravo. Bene. Buono, buono. Applauso per Monia. Adesso stai sulla stessa linea. E come siamo? Fantascienza. Fantascienza, altro genere, si comincia a utilizzarlo, filosofico. Profondità, filosofico. Visione perché... del mondo. Parliamo insieme. Sapete che io non faccio radio, non sono abituato. Neanche io, figurati. Io ti devo vedere se parli. Se tu ti giri... Allora, no, e filosofico perché abbiamo notato che il pubblico di Pordenone Legge è cresciuto molto. In questi 22 anni in cui abbiamo fatto sta roba, tutti gli anni, è molto cresciuto e quindi è già pronto, è un pubblico già pronto per spararti un romanzo filosofico. Romanzo, sì, romanzo, non è che scriviamo un saggio, no, per, no, per siamo favore, sempre un romanzo. Per favore, scrive tutti i saggi. L'altra, un po' vicino al filosofico, l'abbiamo praticato, è il romanzo di formazione, pedagogico. Pedagogico, romanzo di formazione. Si racconta la storia, vita, biografia, ti va bene, tutto insieme. Sì, uno di 14 anni che la sua maestra se l'ingroppa. Questo è perfetto. La formazione. Sione. Peraltro è il plot dell'ultimo romanzo di Carlini, ma... gliel'abbiamo rubata. Anche 100 colpi di spazzola se può definire romanzo di formazione. Sì, più di pettinatura, però credo sia di formazione. Perché no? Perché sono le prime esperienze amorose, no? Sì. Perché sapete che i grandi classici si sintetizzano in due righe, no? Noi facciamo sempre l'esempio quel bambino incredibile che ha il babbo falegname, che fa cose incredibili, che può sembra che è morto ma non è morto, e, insomma, o è il Vangelo o è Pinocchio, ma comunque è un grande classico, no? E 100 colpi di spazzola per me si può riassumere con la frase "che cazzo vuoi", ma in senso letterale proprio, senso letterale, no? Questa la bendano, sai che la bendano? Sì, sì, l'ho letto, ho letto. Ah, l'hai letto? Io ho visto il film. Che cagata, anche il film è una gran cagata. Senti, ti va bene, ci fermiamo qua con i generi, è possibile rivederli sullo schermo? Sì, dopo li faremo vedere. Allora, cominciamo a scegliere? Cominciamo a scegliere, è un'ipotesi. Bravo, così dopo loro non è che dicono, dopo faccio così, li accompagniamo piano piano. Una pedagogia della scrittura, piano piano. Maieutica. Qualcuno ha voglia di dire... Hai mai letto il Menone? No. A proposito di maieutica. Il Menone, no. Dove? Allora, Socrate dovrebbe dimostrare... Non è il melone mantovano, è il Menone, prego. Ma no, Socrate dovrebbe dimostrare che, non so, uno zotico possiede il sapere, ma non lo sa, e tu glielo tiri fuori. Maieutica. Allora, lui dice, facciamo un esempio facile. Prendi un quadrato, e già, perché ha preso uno schiavo, no? Gli ha detto, ma sto schiavo sa parlare greco. Gli dice, sì. Fa un quadrato, già questo sul quadrato era già in difficoltà. Dopo gli dice, come si fa a fare la metà, a misurare la metà del quadrato, tutta una serie di robe. E lui ci prova, no? E dice, si può fare così? E Socrate dice, no, bisogna fare così. E dopo gli dice, e adesso secondo te funziona così? È esotico, dice, mi pare di sì. No, sbagliato, bisogna fare... Insomma, alla fine dopo Socrate dice, vedi, ho dimostrato che lui sapeva tutto. Vabbè, applauso. Questa roba della maieutica non ho mai capito. Applauso. No, dicevamo. Che speravo che almeno uno che avesse letto Socrate, Platone che fa Socrate Carlini, vestito da Socrate, l'avesse letto. Figurarsi. Senti, allora, dopo l'inciso filosofico, vogliamo provare a scegliere il genere, Nat? Sì, allora... come facciamo? Perché avevamo alzata di mano, abbiamo due opzioni, però io l'opzione bulgara la terrei per i ballottaggi, giusto?
Io direi per alzata di mano. Quindi andiamo per alzata di mano. Allora, non si può alzare la mano più di una volta. Chi la alza più di una volta gliela seguiamo, giusto? Sì. Ecco. Quindi... scegliete il vostro genere che volete, però pensateci, cioè, fate finta di pensarci, riflettete. Io mi trovo meglio con il rosa, con il noir o con la fantascienza. E abbiamo lasciato un quarto d'ora apposta. Spero, esatto, che abbiano un'idea. Pensate che devono solo alzare la mano, esatto, non è che sia niente. Chi vota per il genere rosa? Tre maniaci, bene. E una maniaca. Quindi sono sette, dico bene? Sì, e quelli li buttiamo a mare. Dopo c'è... Secondo me non vincete. Chi vuole il giallo barra noir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27. Vince, ma di poco. 27. Andiamo avanti. 27. Fantascienza. Supera 72. Sono 66 questi. Ho lavorato con Ilvo Diamanti. 76. Romanzo filosofico alla Carpi. Guarda che è 17. È un risultato inaspettato. Inaspettato. Romanzo di formazione. Formazione. 14 astenuti. Vince la fantascienza. Fantascienza. Quindi dobbiamo lavorare. Romanzo di fantascienza. Allora. Forse abbiamo un problema logico, uno dei tanti, perché adesso dobbiamo scegliere la location, cioè... il pezzo, sì, di mondo in cui... Lo sai perché abbiamo pensato questo? Questo, sì. Perché dopo loro dovranno scegliere i personaggi, ma se noi gli facciamo scegliere prima i personaggi, dopo la location, invece con la location sono quasi obbligati, anche se onestamente, giusto? Cioè la location è una chiesa, può benissimo esserci dentro uno che gioca a Pokémon. No, il problema può essere... Fare un esempio a caso. Abbiamo parlato male della chiesa e dei Pokémon in un'unica battuta, no, un colpo di genio. Non ho niente contro chi gioca a Pokémon. No. Contro la... Dico solo che la chiesa e il Pokémon sono due realtà aumentate. Cioè... Allora, no, il problema mi veniva perché fra le location ci siamo ricordati perché abbiamo perso la griglia. Sulle mani! Avevamo... Mi è venuto in mente i Subsonic. Avevamo individuato alcune ipotesi di location urbana, lavorativa, la dinamica, l'ufficio, il lavoro, campestre. Lavorativa può essere anche nell'ambito dell'ingegneria di processo. Esatto. Però l'ultima location, posto che abbiamo scelto il genere fantascienza, abbiamo individuato una location extraterrestre. Sì. Oh, vanno specificate le location. Cioè, quindi extraterrestre bisogna dire dove. Perché non è che uno è extraterrestre, cioè dimmi dove. Dopo lavorativa poi Alfa Centauri o campestre per riequilibrare il rapporto città campagna. Campestre più che campestre sarebbe giusto dire extraurbana, perché uno può ambientarlo al mare, per esempio, cioè non necessariamente in campagna, perché sennò sembra che esista solo la città, la campagna, giusto? Mettiamo extraurbana. Viva la se campagna. Se lo sai scrivere alla X, che ti dà birilli di grilli, birilli. Urbana, grande. E poi sempre extra terrestre. La cantava Nino Ferrer. Perfetto. Allora, votazione, se vuoi illustrare qualcosa, Natalino, sulla la location urbana, il tessuto... Abbiamo detto. Scegliamo la location, perché dopo invece dovremo indagare in quale zona metterla a fuoco. Chi vuole una location urbana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Lavorativa, non lavora più nessuno in questo paese. 7. Extraurbana. Piace perché è casuale. 72. Extraterrestre. Meno, extraurbana. Meno. Interessante. Di fantascienza a extraurbana. Comincia a diventare interessante. Esattamente. Queste località sporche un po'. Come Rosolina a mare, provincia di Rovigo. Allora, qui in quel caso è Dune. E adesso... Non capiva nessuno. Le dune di Rosolina a mare. Andate a cagare. Allora. Adesso dobbiamo lavorare. Fantascienza extraurbana. Personaggi. Vogliamo scrivere Monia personaggi. Personaggi. Personaggi abbiamo, lo sapete, ci sarà un protagonista e poi c'è, puoi scrivere protagonista con la protagonista e poi c'è l'antagonista con la
L'antagonista, Natalino, vuoi illustrare perché è necessario avere un antagonista? E perché se no... Una cosa che Matteo Renzi non ha mai capito. Esatto. Non c'è contrasto e non si sviluppa una trama. La dinamica. La dinamica interessante nel nostro romanzo. Esattamente. E poi c'è quello che fa il personaggio di carattere. Carattere. Dopo d'ore ha deciso di stare sulla stessa riga. Dopo d'ore, vabbè. È la prima riga che io dico. Perché è finito il foglio. Esatto. Perché come i bambini quando disegnano, loro cominciano a scrivere... Vedono che non ci sta, allora vanno esatto. giù. E poi un altro personaggio lo chiamiamo... Sembra un antagonista di carattere, ma non è così. Di carattere. Sembra un cognome. Togli il D. Un carattere, diciamo, è un personaggio buffo, un personaggio particolare che serve ad alleggerire se c'è aumento e tensione. No, mettiamo dentro. È l'omino strano nei film western, insomma, per capirci. Il vecchietto, bravo, il vecchietto degli western. E poi c'è la figura, può esserci utile, quello dell'aiutante del protagonista, che serve per creare anche lì... L'aiutante può essere un amico, un'amica, può essere anche... L'aiutante di Archimede, come si chiama? Etabeta, come si chiama? Beppe Grillo stavi dicendo. Eddie si chiama. Eddie, chiedo scusa, no, Eddie. Però Eddie. No, Eddie quello che fa l'idea, no? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, non aiutante nel senso proprio l'aiutante stregone, in senso molto... più vasto, cioè se Maigret, per esempio, Maigret, lui fa le indagini, dopo la sera chiacchiera con sua moglie gli dice delle cose che ha vissuto durante il giorno e lui viene in mente qualcosa, in quel caso funge da funge, ci vuole gente che funga, vabbè, fate quel caso. Comunque aiutante, ce n'è altri? Non, tu non lo sai, per quello stai sulla riga. No, avevamo messo l'indagatore, che allora, è un personaggio. L'indagatore, anche in questo caso, non è un detective che indaga, però scrivi curioso, nel senso che in un romanzo uno che va a sfrugugliare, serve sempre, uno che non si fa i fatti degli altri, Se tu hai già mollato a serata... No, no, ti sto seguendo, ecco. Prendo dalle tue labbra grandi e piccole. No, perché mi... No, Natalino mi accusa di voler solo andare al ristorante al quale peraltro ho rinunciato, posto io che sono le 11. Ho tenuto il buono perché mi hai fatto mangiare due cassi di tartine, meno male che me ha pagate a Godeassi, perché sennò... Allora, come adesso bisogna cominciare, Natalino, se sei d'accordo, a far lavorare le meningi, la adesso, fantasia, adesso dovrete l'intelligenza. Cominciare un po' a parlare, dovete cominciare... Ah, diciamo una cosa, perché da qualche anno è bandito un personaggio, ci dispiace molto, ma la suora. La suora. Noi la suora non vogliamo più suore, perché ce ne state tante, giusto? Abbiamo avuto un'overdose di suore. Per qualche anno facciamo a meno della suora. A meno che Amga non ci tenga ad avere una suora al contatore. Abbiamo avuto perfino una suora laica. Cioè, quando abbiamo detto niente suore, è venuta fuori una suora laica. Quindi, cominciamo a pensare. Vogliamo cominciare dal protagonista, Natalino? Protagonista. Allora, ci saranno degli angeli col microfono. Voi dovete cominciare a pensare... Chi potrebbe essere il protagonista del nuovo romanzo, allora, di Pordenone Legge? Attenzione, perché questi angeli sono veloci come Usain Bolt quando dorme. Voi alzate la mano, dopo mezz'ora arriva l'angelo e voi dite, secondo me il protagonista potrebbe essere... Tenetevelo bene a mente, perché ora che arrivano vi può essere sfuggita l'idea. Allora, ecco, c'è già un uomo, un applauso a priori per quest'uomo. Mi alzo perché che ci prova per primo, gli dobbiamo molto. Di solito il primo è una stronzata epocale. Infatti, ma va benissimo. Mi sono alzato per innalzare. Non mai stato la così magro. È proprio il formato d'immagine che Natalino si piace. Cazzo, sono proprio senza culo. Vabbè, prego. Protagonista. Notizia del giorno, un cacciatore di Pokémon russo. Ha capito tutto? Era meglio una suora. No, però un cacciatore di Pokémon russo. Allora, attenzione, perché il cacciatore di Pokémon russo, come dire, se il protagonista non, può essere molto dettagliato, come ha detto lui, e quindi diciamo stringe molto il campo, oppure può essere anche molto, generico. Ampio. Però invece è molto interessante quello che ha detto, perché di solito... Ce ne usciamo con robe generiche tipo un prete oppure un carabiniere.
Sai, questo chiaramente. Invece, interessante questa roba. Però è solo la prima ipotesi. Grazie, grazie. Sentiamo altre ipotesi. Di qua, qua ci sono delle persone, laggiù ce n'è un altro. No, ma quelli sono fuori, non conta niente. Non conta. Fagli parlare senza microfono. Mi spiace. Parli, devono sgolarsi perché sono al freddo e perdono anche la voce. Sgolati! Prova. Ah? Urla! Correntista della Banca del Seme di Sulmona. Buono. Questi si preparano a casa però. Buono. E guarda, tra l'altro la location sarebbe extraurbana, ma comunque... E nel consiglio d'amministrazione c'era il papà della Boschi, no? No, il laido gioco di parole sul Mona, devo dire, un po' laido. Però il correntista del Banco del Seme, interessante perché comunque ha un conto corrente, gli danno gli interessi. Gli danno gli interessi queste robe qua. Rievoca vecchie barzellette delle medie, ma può servire. Abbiamo una disperata là che si sbraccia. Uno scienziato della missione Rosetta. Uno scienziato della missione Rosetta, che non è un panificio, lo dico per Natalino Balasso. È la sonda che è rimbalzata sull'asteroide minchia tanta. Va bene. Altri suggerimenti, ipotesi? Visto che parliamo di fantascienza e i pianeti sono ricchi di metano, un petomane. Bella cagata, eh? Ma... Molto interessante. Per fortuna non ha fatto battute col sponsor, perché sennò andavamo nei guai seri qua. Niente soldi l'anno prossimo. Dobbiamo scrivere anche petomane, Natalino, per correttezza. Ma io farei un sistema nazista. No, vaffanculo, no, te petomane. Va a cagare. Allora, non perché non vada bene, eh? Perché è un non po' generico. Generico. Un po' generico. Allora, quanti ne abbiamo? 1, 2, 3. Un altro direi giusto, di sì, non perché, troppi, perché no, dopo però abbiamo importante, di... però è importante. Vogliamo fare altri due, Natalino, perché è pur sempre il protagonista. Posso dirti una roba, Cirri? Sì. Facciamone uno perché la gente deve capire una cosa. Sì. E cioè la gente... ho visto cose simili da Dolce Gabbana, guarda. Vuoi sfilare un attimo con questa camicia rubata a un boscaiolo, allora, del Supramore? Mi hai veramente rotto i coglioni, eh? Natalino Balasso indossa quanto fascino. Che uomo! Natalino Balasso. Oltre ormai dolce, siamo alla oltre parrocchia, anche Gabbana. Siamo alla parrocchia. Il prossimo, c'è un signore. De Gregori. È un po' generico. Un po' generico, molto di fantascienza. Allora, attenzione, Cirri. Sai perché ti dicevo che io ne farei pochi? Sì. Perché... secondo me la gente deve anche capire, dopo i protagonisti che abbiamo scartato non li ricicciamo come altri personaggi, quindi uno deve immaginare un personaggio vincente, no, dire butto lì una vaccata tipo il petomane e vediamo se va bene. Bravo, bravo. Quindi se tu dici ne vuoi sentire ancora o decidiamo... Io toglierei De Gregori perché è di fantascienza, ne prenderei uno in sostituzione, un'idea. Un ex astronauta in pensione perché è narcolettico, l'hanno cacciato perché va narcolettico. C'è un pensionato invalido ex astronauta. No, non sei invalido, sei un ex astronauta, no, ex licenziato perché è narcolettico. Ex astronauta narcolettico e quindi licenziato, insomma. Ci apre orizzonti veramente sconfinati. Licenziato questo. Lo sappiamo perché... Sai che era meglio De Gregori, credo. Com'è? Però, va bene. Ma possiamo non scriverlo, eh? Possiamo non scriverlo. Ti ha fatto cagare? Mi ha fatto cagare. Togliamola, vabbè. Via, dai. Grazie. Prego. Va sto microfono qua. No, non va. Provi col mio, signore. Un ex riciclatore di rifiuti di Milano. Bene. Però. È con me che vanno i microfoni. Tieni.
Però non abbiamo capito bene, Natalino. Un ex? Un ex riciclatore di rifiuti di Mirano. Mirano Marittima o Mirano vicino Mira? Mirano, perché attuale hanno trovato una discarica abusiva terribile. Hanno trovato una discarica abusiva, pare l'unica in Italia. A Mirano. Non mi sembra molto fantascienza, mi sembra. Però sai, alle però, volte va bene, magari va bene. Dopo uno prende l'astronave. Segniamolo, segniamolo, ex riciclatore. No, giri se non ti piace. No, a me piace tutto quello che piace a te, è Veneto, quindi va benissimo. Tu hai la faccia di uno che sta per dire una cagata, va, stai attento a quello che dici. Natalino crede in te, non farti intimorire, è un modo di sostenerti. Visto il tema, Samantha Cristoforetti. È una cagata. Vabbè, dai, ma, ne abbiamo un sacco, ci arrivare che facciamo notte qua. È un sospetto che molti di noi hanno, una certezza per gli altri. Perché dobbiamo sceglierne uno, due, tre, quattro ancora. Vogliamo procedere cercando un antagonista? No, prima bisogna scegliere. No, votiamo il protagonista. Allora, votiamo col metodo dei bulgari, Natalino? No, in caso di ballottaggio. Ballottaggio. I bulgari. Allora. Però assicuriamoci, perché tu sai che le maestranze vanno sempre tenute buone. È un sistema elettorale che è molto meglio del Porcellum. C'è un gruppo di adesso, bulgari. Stasera non vi abbiamo ancora presi in esame, però mi raccomando, state all'occhio, Fa freddo, vero, qua? Ah, bene, perfetto. Perfetto. Sono rimasti in tre i bulgari, comunque ce la faremo. Allora, pensateci un attimo, pensate quale di questi quattro personaggi, il cacciatore di Pokémon russo, il correntista della banca del seme di Sulmona, mi vergogno solo a dirlo, lo scienziato della missione Rosetta e l'ex... Vi fa pensare a qualcosa? Vi aiuta? Pensiamoci. Bene. E cominciamo. Votiamo a allora per il cacciatore di Pokémon russo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, grazie. Fatto un corso di, 31, di conteggio veloce. Il correntista della banca, il semi sul te pareva. 29, lo scienziato della missione Rosetta. 17, l'ex riciclatore di rifiuti di Mirano. 4 di Mirano. Quindi credo che sia il correntista del di Sulmona. Ci siamo cacciati in una... È vero, perché queste robe qua, che sembrano tante spiritose all'inizio, dopo non sai proprio come uscirne con un correntista della banca del seme. Adesso, comunque, tenendo presente che il nostro protagonista è un correntista della banca del seme di quella cittadina, dobbiamo scegliere adesso l'antagonista. Adesso io ti butto lì una roba, no? Diciamo che l'autore del nostro romanzo viene intervistato da Radio 3, no? E Marino Radio 3, Sinibaldi. E Sinibaldi dice, e gli dice, qual è il protagonista? Qual è il protagonista del tuo romanzo che è molto piaciuto alla critica? E lui cosa risponde? L'autore deve dire, il protagonista è un correntista di una banca del seme di Sulmona. Marino, se tu mi dici che può funzionare questa roba, secondo me da Sinibaldi non ci arriviamo, ma andiamo però avanti. Però abbiamo speranze almeno di fare 16 righe. Allora, l'antagonista chiaramente è uno un po', come dire, in qualche modo avversario, o forse, come va tanto di moda in certi tipi di romanzi, magari un ex alleato che hanno litigato e diventa comunque... Una signora rompe il ghiaccio, signora, vuole alzarsi in piedi? No, scusa. Rischia di meno, obiettivamente. Un'aspirante suocera che ha la mania del controllo su quello che può riprodurre la figlia, usando il seme della banca del seme non di Sulmona. Non ci sta nella riga, signora, Non ci sta, cioè, ma perché deve essere un'aspirante suocera? Se c'è la banca del seme, cosa c'entra la banca del seme con uno che sposa la figlia? Una suocera, la signora ha sintetizzato suocera in picciona, ma non sappiamo se suocera del correntista o suocera di... Ma il correntista dona il seme a chiunque, non alla figlia. Le va bene una suocera? La suocera della donna che usa quel seme, insomma. Siamo molto vicini. Chi è la suocera della donna? Sarebbe la mamma mentale dell'uomo? Signora, lei sa il concetto di suocera? Non lo sapeva.
aspirante nonna, la nonna, una parente, le va bene una parente, troppo... Siri! Lascio perdere. Molla, molla a un certo punto. Sentiamola. Signora, giù. Ci è molto piaciuto, ci lavoriamo, le faremo sapere. Rocco Siffredi. Non abbiamo capito? No, ha chiesto che ora è. Bene. Si è fatto tardi. Tu hai già detto prima, tu. Adesso, vabbè. No, aspetta. Visto che è l'antagonista di una persona che fa cose un po'... Dona. Okay. No, vabbè. Un'attività normalissima, metti... io lo faccio. Dopo. Natalino sta replicando che anche donare... Ma... a dei bot. Un membro di CL che lotta per la chiusura di queste banche. Ma membro in che senso? Lo sapevo. Un membro di CL che è avversario lui della banca del Lui suggerisce un CLino, diciamo, avversario. Della contrario della banca del alla banca del seme. Di Sulmona o di tutte? Che abbiamo detto di essere più specifici, però qua stiamo cominciando a... Va bene. Laggiù, ne ho una laggiù. Pensavo un cyborg con carenze d'affetto. Un cyborg con carenze d'affetto. Un po' giù di batteria, insomma. Boh. Sì. Questo non è male. Ma i cyborg e l'affetto qua si apre un dibattito, però. Esatto. No. Cyborg con carenza di affetto. C'è un signore qua. Io ho un microfono. Un ricercatore di palle. Non ho capito. Un ricercatore di palle. Di palle, che palle? Quelle che volete. Non cascarci. Sono essere mandala palle fanculo. Da raccontare, mandala palle fanculo. Che c'entrano con... Insomma, non so, un frottolero. Non sa neanche lui cosa ha detto. Grazie. Ti fa, è molto piaciuto Natalino, ti faremo allora, sapere. C'è un signore ara, pelato. Ara vuol dire guarda. Ara, quelli. O altrimenti col trattore traccia dei solchi nel campo. Io sapiens. Credo guarda. Oh, se si mette... Ara che qua, anche ara. Se sono fuori, hanno diritto di parlare. Ara ti, prego. Non è che non lo caghi. Un contrabbandiere di Homo sapiens. Un contrabbandiere di? Di Homo sapiens, Homo molto interessante buono, questo buono. Perché siamo nella fantascienza. Un contrabbandiere di Homo sapiens. Di contrabbanda, lui contrabbanda Homo sapiens. Homo sapiens. Non so per cosa. Un signore pelato. Per mangiarli forse. Prego. Un food designer dei confetti Pelino. Un? Food designer dei confetti Pelino. Cioè si è chiusa Expo dedicata al cibo. Perché tu sei ignorante? No, so benissimo che cos'è un food design. Non capisco. No, i confetti sono i confetti di Sulmona. Di Sulmona, certo. Io ricordo. E si chiamano? Confetti Pelino. 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 Ma no! Io credo, mi sento allora... l'obbligo di ricordarlo. Natalino, Sulmona ha dato al mondo anche le sorelle Carlucci. Occhio. Un altro, urla! Questo lo potrebbe scrivere Mauro Corona, sto qua. La ovulatrice di Erto e Cass... Ma perché dobbiamo spingerci nel gioco di parole che neanche Balasso Zelig avrebbe mai usato? Niente. E sto parlando proprio di un livello... C'è una... Extraterrestre sterile. Un extraterrestre sterile. C'è una signora che là... ti piace l'estraterrestre sterile? Ci stai pensando? No, mi sembra sterile come idea, però potrebbe essere, ci pensiamo. Signora, urli. Stiamo bocciando tutte. Prete di Marte. Un prete di Marte. La famosa parrocchia di Marte. C'è cosa vita su Marte, campi scuola, non c'è la chiesa. Vado al campo scuola a Marte. Prete di Marte, e fa la messa marziana. Prete di Marte, quella giù in fondo? Un ladro di materiale genetico. Come si chiama? Quanti anni ha? È un cane o un anni oggi? Natalino, è un tanti cane o un bambino? Tanti auguri, sì? Tanti auguri a te. È un bambino. Ha detto che gli faceva cagare le... Togli il ladro di materiale genetico che non piace al labrador. No, ma che il ladro potrebbe essere interessante. Diciamone uno, dai. Uno della protezione giornaletti porno contro l'incollaggio delle pagine. Ma va a cagare. Allora, poi... Gli è piaciuta, deve pensarci, però l'ha molto colpito. Sono tanti, però se vuoi li mettiamo ai voti.
correntista banca. Se va che stiamo per scrivere proprio una cagata. Una cagata, stasera, sì, sì, sì. Toglierei i confetti Pelino se l'uomo che gli ha proposto non si sente offeso. No, lo teniamo, cazzi vostri. Li volevano proprio tutti. Togliamo il ladro di materiale genetico? No, lo teniamo, cazzi vostri. A parte che io il food designer. Noi ve l'avevamo detto. Lavorare, ma comunque. Ladro di materiale genetico. Non l'ha votato neanche chi l'ha proposto. Sembrano 16. No, qualcuno c'è. Prete di Marte. Due preti di Marte, c'è vita su Marte. Food designer dei confetti Pelino. Meno votanti che dichiaranti, qua siamo a livello Renzi. Contrabbandiere di Uomo Sapiens. A pari merito. Perché là in fondo gli piace il contrabbandiere. In fondo. L'ultimo è il cyborg con carenze affettive. Ma tu hai... Mi sembra che siamo a pari merito... Tra due. Fra due. Chi? Non mi ricordo. No, quei due. È il food designer... No, è il... Contrabbandiere e food designer. Allora, cava gli altri e facciamo un ballottaggio coi bulgari. Attenzione bulgari, eh? Adesso vi tocca a voi. Funziona così, Natalino, se non mi ricordo male. Tutti devono dire... È proprio un referendum. La loro preferenza. Urlando contrabbandiere di Homo sapiens o food designer di confetti Pellino. Tutti contemporaneamente. Al nostro via. Non si capirà una minchia. Un file zippato che noi mandiamo ai nostri bulgari, i quali decriteranno il file che arriva e diranno quale è stato votato di più. Chi urla più forte vince. Tra il contrabbandiere... di Homo sapiens e food designer di confetti Pelino. E il food designer di confetti Pelino. Forza, allora. Monia. Monia, una L o due. Mi sembra che sono dettagli, Natalino. Siamo di fronte al grande referendum. Siamo entrati in un cul-de-sac. Esatto. Uno, due, tre. Per me è chiaro, allora, però sono i bulgari che devono... Chi è il rappresentante dei bulgari? No, aveva un rappresentante. Dai, chi vince? Contrabbandiere. Ha vinto il contrabbandiere. Perfetto. I bulgari perfetto. Funzionano. Perfetto. Alla perfezione. Adesso dobbiamo scegliere, l'abbiamo definito, se non ricordo male, l'aiutante curioso. Il curioso... No, adesso c'è un... Carattere. Questo è uno buffo. Con... Ah, perché gli altri erano seri invece, certo. Con quelli che abbiamo detto sarà dura, però sarà, insomma... Esatto. Cioè abbiamo un correntista della Banca del Seme di Sulmona e un contrabbandiere di Homo Sapiens. Sì. E questi sono i personaggi seri. Adesso abbiamo già un carattere qua. Proverei con Gesù Cristo. Gesù Cristo aiutante, magari uno vede Gesù. Cosa ne dici, Cirri? Anche no, grazie. Cirri ha scartato i personaggi sacri. Poi entriamo nelle religioni. Entriamo nelle religioni degli altri, perché non è certo la mia. Prego. Un criotecnico con il Parkinson. Non abbiamo capito, poi un criotecnico con il Parkinson. Io poi eviterei però di andare perché non sappiamo come scrivere né criotecnico né Parkinson. Sono io. Parla caso! Ti stai un clone transgender di Lily Gruber. Clone transgender di Lily Gruber. Cioè che non è Lily Gruber transgender. Non sa scrivere transgender. Va bene Lily Gruber che già è abbastanza. Transgender Lily Gruber. Andiamo avanti mentre stiamo scrivendo. Adesso ne dico una io, aspetta. L'assessore alla fertilità di Sulmona. L'assessore alla fertilità di Sulmona. È piaciuta? Scrivi assessore Lily, metti un'altra L e scrivi assessore. Trans, dopo trans scrivi Lili. Gender, G-E-N-D-E-R. E se ne manca qua, però urla.
scienziato ipovedente. Il trionfo del reparto sanitario, prego. Filosofo magrebino. Un filosofo magrebino. Filosofo magrebino. Penso che sia uno che non ipovedente, come dire, dimestichezza con i numeri. È uno scienziato magrebino. No, filosofo magrebino. Filosofo magrebino che è capitato a Sulmona. Uno non può essere filosofo magrebino a Sulmona. Sta a vedere che a Sulmona si può essere solo assessori alla fertilità. O fare i confetti coi peli. Dai, andiamo. Allora, secondo me sono tutte un ci po'. Siamo. Però diciamone ci un'altra siamo, e dopo basta grosse. Perché basta. Microdotato di campo d'arsego. Non ho neanche capito cosa ha detto. Mi rifiuto. Tu non sei c'è di una campo che ha alzato le mani, non ho capito se è uno degli angeli lenti o una. No, è una signora vestita di giallo. Un gorilla ammaestrato. Un gorilla ammaestrato. Bene, gorilla questo lo possiamo maestrato. Scartare direttamente. Grazie. Bene. È piaciuto. Adesso allora facciamo. Scegliamo fra questi quattro, dai. Clone transgender di Lily Gruber. Voto. Sulle mani. Sulle mani! Neanche 10, pochissimi. Neanche Lily Gruber. L'assessore alla fertilità di Sulmona. 99%. Netto. Bene, basta, gli altri due hanno perso. Lo scienziato per ipovedente, giusto per poi non bisogna. Perfetto. Per abbandono. E il filosofo magrebino. Quello non l'ha votato neanche chi l'ha proposto. Qualche suo perfetto. Parente. Bene, adesso abbiamo. Aiutante curioso, insomma, quello che sarà quello che scoprirà le cose, oppure che magari in qualche modo farà scoprire le cose al protagonista. Ipotesi? Ipotesi. Abbiamo un'ipotesi qua. C'è un signore a destra? Un cuoco esperto nella cottura delle patate. Un cuoco che si occupa solo di patate. Sì, sì, questo ovviamente senza secondi. Ma no, senza squalli, nessuno si è detto ci ha senza pensato, squalli di no, doppi sensi. Ma figurarsi se c'è una signora con la treccia. Davide Toffolo. Davide Toffolo è andato via. È andato via, si è rotto andato i coglioni via. Davide Toffolo ha detto andate a fanculo tutti. Allora, si stanno deprimendo? Ci sono anch'io. È un venditore di cocchi al Vaticano. Di? Cocchi. Cosa sono? Il cocco bello, il cocco fresco. Ah, de cocco? Sì, cocco. Ah, cocco. Di cocco. Ma perché è plurale de cocco, se cocco? Cocco sarebbe. Mi dia due cocchi, per favore. Mi dia due ananasi. Un autogrill, due autigrill. Due manghi. Due ribesi. Va bene. È il venditore dei cocchi, però è Vaticano. Il Vaticano. Come lo cioè, mettiamo in mentre fa l'Angelus cocco fresco. Bello fresco il cocco nella grande sala nervi il cocco molto bene. Allora quanti ne abbiamo, come siamo messi qua? Nessuno. Ah, vedi a dirne troppi prima, te l'ho detto Ciri, te l'ho detto. Allora dai, questo può essere anche generico, prego. Il tappatore di provette dopo la deposizione del seme. È proprio specializzatissimo sto qua. È sindacalizzato, proprio c'è la CGL tappatori. Che... È come fanno i sindacati, riescono a creare, no? Delle aree di lavoro laddove non ci sono. Esattamente, quindi, però qualcuno deve tappare. E il seme adesso funzionerà così, che tu sei lì che ti tiri la pipa, c'è uno col guanto, col coso sotto, che deve... bravissimo perché deve stare attento a... E dopo uno pronto col tappo... Grazie Nate. Prende l'altro tappo. Un grande lavoro di dettaglio, ti ringrazio molto. Mi fermerei qua, insomma. Vedo già la Camusso che deve tutelarne i diritti e sarebbe difficile. Andiamo avanti. Il sindacato tappatori, esatto. ST. Noi andremo fino in fondo. Basta con le provette automatiche che si tappano da sole. Natalino, e noi abbiamo una famiglia da mantenere. Ti prego. Una... C'è qualcuno laggiù? Prego, un signore? Signora? Non è lei? Un'impiegata narcolettica della Banca del Seme. Tutti narcolettici? La narcolessia va de moda. La Banca del Seme. L'insonnia non è un problema, a Pordenone Legge dormono tutti. Scusi, devo donare il seme
Si sbrighi! Ho poca autonomia! Un attimo che... Ma no, si sbrighi! Mi dia la provetta qualcosa! Momento drammatico. Ragazzi, stiamo parlando di fantascienza, caso! È un romanzo che parla di pippe sto qua, ma ti rendi conto? Temo di sì, insomma. Ragazzi, cioè, questo per me è l'ultimo anno, facciamo Pordenone Legge, perché... E sponsor già... È finita. Già data su. È finita. E... C'è una proposta. Garrin è andato via già, sì. Dorme da ore, Garrin. Per fortuna, perché... Prego. Un geometra del catasto di Marte. Geometra del catasto di Marte. Di Marte. Che è amico del prete di Marte. Il prete di Marte, certo. C'è vita su Marte, se c'è vita c'è anche il catasto. Marte. Come fare la fantascienza? Basta prendere uno normale e metterlo su Marte. Su Marte, certo. Bravi Marte tutti. Legge, Festival dei Libri... Allora? Oh, adesso te ne dico uno che te non hai, papà, non te l'aspettavi. Sta' attento, guarda che questo arriva da molto lontano, ha un braccio talmente lungo che prende il microfono. Colui che si scoprirà essere figlio di uno dei semi del donatore. Grazie di averlo detto in modo comprensibile. È parente della suocera della signora? Aspetta, lui è esistente, giusto? Già esistente lui? Un seme vecchio. È un correntista da tanti anni questo. Guarda che il seme vecchio fa. E fa l'aiutante. Dice, ma perché mi vuoi aiutare a tutti i costi? Ma non so. Ma un motivo lo troveremo. E Natalini, dopo... io sento come una difficoltà. Forse sì? Potrebbe salvarci. Allora attenzione. Adesso ricorriamo alle sostanze pesanti. Il nostro impasticato leggerà. A caso, random. A caso prende una sostanza pesante, ce la elargirà e noi illuminati. Ci verranno in mente almeno quattro personaggi da sta lettura qua. Sta' attento. Cosa hai scelto, Stefano? Abbiamo Aleph di Paolo Coelho. Coelho, avvicinati al microfono, sì. Che è un bel processo. Apri a caso e lascia che il saggio ci illumini. Gli porge il libro... Directorium Inquisitorum. L'uomo prende il volume, ma non lo apre. Ha le mani tese, quasi aggrappate al volume, come se volesse nascondere il suo tremore. È il nostro codice di condotta, prosegue l'inquisitore. Parla delle radici della fede cristiana e della perversità degli eretici e ci indica i procedimenti con cui distinguere una cosa dall'altra. È chiaro. Io credo che chiaro. Questo ci abbia dato già moltissime idee. Qua è tutto un fermento. Vedo la gente che vuole alzare le mani, il vicino gliela abbassa per alzarla lui. È una lotta a grazie, chi dice grazie più Stefano. Personaggi. Siamo uomini migliori dopo queste poche righe. Sì, sì. Di Coelho. Soprattutto questo che non riesce a aprire il libro, perché ha letto il titolo. Figurarsi scriverlo. Bene, allora anche dopo gliel'hai detto che dopo dovranno tirar fuori delle idee, perché loro sembrano ormai a essersi arresi. Però c'è Stefano che avrebbe un'idea per l'aiutante. L'aiutante potrebbe essere la persona che si accorge che il protagonista è rimasto ibernato 1000 anni assieme alle provette della banca del seme. Maltappate? Ha già fatto la storia. Però è rimasto ibernato. Ha già fatto la storia. Abbiamo bisogno di un personaggio. Non abbiamo bisogno di una trama, Stefano, adesso. Gli è piaciuto moltissimo. L'Anna Codeassi. A me sembra chiaro. Paolo ha detto l'inquisitore eretico. Paolo ha detto l'inquisitore eretico. L'aiutante si chiamava Paolo? Cioè Coelho? Si chiama Paolo Coelho? Ah, Paolo. Vabbè. Grazie, è un'amica di Natalino Balasso, non si può pretendere. Infatti non l'ho mandata a cagare. Esteriormente. Qua ne ho due qua. Un 1-2, un alieno collezionista di sperma di ogni specie dell'universo. Sì. Bella collezione, bel interesse, prego. Nano cazzuto. C'era il secondo o si è ritirato dopo questo? Se vuoi te li dico. Qui. Questi altro che sostanze pesanti. Uno, adesso secondo te uno che colleziona sperma, cioè uno che colleziona sperma, cioè
Che tipo di interesse è? Voglio dire, certo, neanche che il più malato. Con le ragazze, se vuoi venire a vedere la mia collezione di sperma, ci voleva. Questo del 65. La signora della suocera. La ragazza ha detto un nano cazzuto, che non ho capito se alludesse a me o se... Invece era un suggerimento. No. Forse era Berlusconi. Prego, signora. Prego. Parli chiaro perché... Una genetista di Marte del progetto Reproductivity che siccome, diciamo... Non lo potrà mai scrivere, signore. Non lo potrà mai scrivere. Una grazie genetista, però siamo proprio nel DNA della sperma qua. Non si può andare anche altrove. Prego. La biologa che... Cosa fa? Si occupa della conservazione dello sperma. De cosa? Tutti con sto sperma, caso! Nella banca del seme. L'estetista del correntista. Non abbiamo capito. Scusate. L'estetista del correntista. Bello l'assonanza estetista del correntista. Interessante perché la depilazione aiuta. Certo. Certo. Prima di andare a donare fai la ceretta. È una minchiata ma a me è molto piaciuta. Allora ne ho uno lì. Siamo in un momento creativo altissimo. C'è una signora lì, Natalina. Uno scrittore di fantascienza fallito. Scrittore, cioè, facciamo di fantascienza un romanzo fallito. Di fantascienza in cui il protagonista, vabbè. Non è il protagonista. Va bene. Signora? Signorina? Un clown da rodeo alcolizzato. Ah, ma niente. Non ho capito niente. Un clown? Clown da rodeo. Da rodeo. Da rodeo. Da rodeo. Sì, alcolizzato. Sono arrivato a clown da rodeo. Alcolizzato. Alcolizzato. Ti spiego che uno si mette il naso. Scrivila perché. Va bene. È un momento creativo fertilissimo, spermatico. Comunque, direi. Comunque non è il momento del carattere, è già passato il carattere. Passato. E quello era strano. Poi signora. Bene. Uno psicanalista è serio, è piaciuto. C'è la signora bionda di fronte a te, Natalino. Prego. Un massaggiatore di piedi abusivo. Cagare. Prego. Una ninfomane. Una ninfomane. No, dallo sperma. Io ho capito, sono un ninfomane. No. No. Avrò capito male io, però. Sarà che ho le travegole ormai. Prego. Un vigilante. Nel senso di vigilante. Uno della security. Della security. Uno della security. Buono. Che esatto, che può essere dovunque. È piaciuto. Perché è un aiutante, può essere uno. Il portiere del condominio dove abita il correntista. Portiere del condominio. Quanti ne abbiamo fatti? 1, 2, 3, 4. Dai, vota, basta. No, abbiamo l'ultimo. Votazione. Chi vota geometra? Sulle mani. Geometra, catasto di Marte, pochissimi, quasi niente. 3 geometri per compassione. Estetista del correntista, è una minchiata, ma è piaciuta. Le minchiate piacciono sempre. Il clown da rodeo alcolizzato. Piaciuto più a meno. Più voti del previsto. Vigilante. Ah, però. Secondo me siamo al ballottaggio fra vigilante. Aspetta, state su, vigilante. Estetista. Giù le mani, estetista. Estetista. Qua non c'è neanche il ballottaggio. Qua è una vittoria estetista netta. Estetista del correntista. Dell'estetista del correntista, era logico. Abbiamo finito o ne abbiamo ancora? Abbiamo finito. Cirri, hanno vinto le cagate. Sì, adesso. Sì. Adesso siamo prigionieri delle nostre stesse cagate. Esatto. Però questo ovviamente tireremo fuori il meglio di noi. Perché non è mai successo, ma potrebbe succedere, Natalino. Continuiamo a crederci. Stupiamo noi stessi. Adesso comincia il difficile, ma anche il piacevole. Ci vuole un'idea, una mezza idea, una suggestione, un afflatto, una curiosità che tenga insieme, non dico tutto questo perché è impossibile, però un po' delle cose che ci siamo detti. Ci rispieghiamo bene una cosa, perché sai che dopo noi dobbiamo sempre andare in cura il giorno dopo. Questo momento non è il momento in cui bisogna tirare fuori delle frasi, delle parole che andranno scritte. Tiriamo fuori delle idee, quindi una suggestione, un'idea di storia, un'idea di trama, eccetera. Dopo chiederemo e metteremo giù le righe, le parole.
a quel punto non è che diremo sarebbe bello fare, no, lì ci vuole proprio le frasi, ma questo invece è un momento, diciamo, di creatività. Immaginatela aperta. Bisogna stabilire dei legami, delle ipotesi, un correntista della Banca del Seme di Sulmona, e da qui si parte. Bene. Qui si riconoscono allora i veri scrittori. Ma allora sto computer qua, che ora è? Sì. 23, 30, che ora è? 11 e mezza. È presto, prestissimo, è presto, prestissimo. È presto, oggi, oggi facciamo 20 righe e finiamo a mezzanotte. Abbiamo dai, tempo. Allora, abbiamo tempo, c'è già, io direi un applauso di incoraggiamento all'uomo, la donna che per primo sta già, parlando. Allora, siamo nell'anticamera dell'estetista, dove ci sono sia il correntista che il contrabbandiere, che usano la stessa estetista di Jesolo, e sono lì che aspettano il loro turno. Loro sono di Sulmona, ma è più però comodo. Sono in ferie a Jesolo. Farsi depilare a Jesolo, certo. Vabbè, vuoi me? Buono, buono. Guarda che è incasinato, se lei deve scrivere sta roba qua, cosa digli cosa scrive. Cosa scrivi? Diciamo che il correntista e il chi è l'altro? Il contrabbandiere erano lo stesso estetista. Va bene. Oh. Oh, può farcela, può farcela. Essere un'idea, può essere un'idea. Simone Marcuzzi ce l'avrebbe fatta. Attenzione, non è che quello che uno ha appena detto ci obbliga ad andare in quella direzione. No, no, possiamo no. Andare in tutta a ruota libera. Ancora a ruota scegliere libera. Che direzione andare. Grazie ecco, però. Sentiamo qua. L'assessore alla fertilità, essendo una persona spiritosa, un personaggio di carattere, insomma il burlone del paese, ha fatto diventare correntista della Banca del Seme di Sulmona il protagonista. È lui che l'ha iscritto alla banca. A sua insaputa? Sì, per fargli uno scherzo inizialmente. E prima aveva comprato una casa al Colosseo al suo sì. Sempre è sempre lo fantascienza, stesso. Fantascienza, è fantascienza, ci stesso. Sta. Quindi il correntista è iscritto, dall'assessore, così? No. Cosa ne dici? Non lo so. No, scriviamo. L'ha fatta cagare. Non l'ha entusiasta la Monia. Comunque... Buono, buono. Ma, altre suggestioni? Scrivi, tanto dopo scartiamo tutto. Molto incoraggiante Natalino Balasso. Ma pensavo che dicessero, non so, a Sulmona fanno il Fertility Day, ste robe. Invece no. È allora, rimasto nello sfondo. Poi c'è sto contrabbandiere di Homo Sapiens. Vedi, bisogna anche capire perché questo contrabbandiere che contrabbanda Homo Sapiens. Quindi noi dobbiamo immaginare che l'Homo Sapiens è una preda. Noi l'abbiamo scelto quello lì, giusto? Credo di sì. Credo abbiamo di scelto sì. O no? Se ne fanno di cagate. Quindi, se abbiamo un contrabbandiere di Homo Sapiens, vuol dire che in questo ambito letterario qua, l'Homo Sapiens è una preda. Sì, quindi sì, chi sì. Domina? Non l'Homo Sapiens. No. Quindi, l'assessore alla fertilità di Sulmona, in teoria, non dovrebbe essere neanche un Homo Sapiens, potrebbe essere un robot. Un commercialista. Un commercialista. Basta, non dico più niente. Prego. C'è una ragazza? Allora, l'assessore alla fertilità di Sulmona che accusa di furto il correntista della Banca del Seme. Furto di cosa? Del seme. Eh beh, andava un perché po'. Caso il correntista della Banca del Seme, a chi lo ruba? No, viene accusato di rubare perché ci sono dei furti all'interno della banca. Delle invece provette. E lui è correntista! Sì, ma lui li ruba per venderli al contrabbandiere. De Homo Sapiens! Ciao. Cosa se ne fa il seme Homo Sapiens? Se è contrabbandiere. Per fare altri Homo Sapiens. Se è contrabbandiere. Guarda Natalino, l'hai presa male, ma c'è una coerenza dentro questo delirio. È la cosa più alta prodotta. Signora, può provare a ripeterlo? Che così proviamo. Ciri, occupati tu di questa cosa qua. Va bene. Gli è piaciuta, ma non vuole ammetterlo. Dai, vai avanti. Signora, sempre io? Sì, sì, provi a ridirlo bene. Che l'assessore alla fertilità si accorge che ci sono dei furti nella Banca del Seme ed accusa il nostro protagonista, che in effetti forse li vende al contrabbandiere. Forse. Mi era piaciuto forse. Prima, molto di più prima, signora. Questo va bene, è. Va bene, lo teniamo così. Allora, grazie. Adesso ne ho una qua, ci rispetta un attimo, devo arrivare proprio fin lì, caso! Un passo vuoi fare o no? È arrivato a Sacile, Natalino Balasso. La lampada solare dell'estetista è il varco temporale usato dal contrabbandiere. Grande, grande. C'è della profondità. E noi, una così, che non fa neanche un passo per avvicinarsi al microfono, la lasciamo fuori. Natalino, facciamola sedere qua davanti in prima fila. Vai a sederti là davanti, lascia il moroso lì che Cirri ci vuole provare. No, è perché
è un riconoscimento, è la sedia, prego, che, prego. Ha lasciato vivo il comunque gruppo vivo c'è dei ragazzi posto morti. Se vuoi veramente vieni, prego. C'è qualcuno a destra, Natalino, in attesa da ore. Sta parlando uno, aspetta un attimo. Allora, tutto il mondo è popolato da robot e gli unici esseri umani si trovano a Sulmona. Come le Carlucci. Come le Carlucci. Quindi tu hai risolto tutto? Beh, sono tutti umani questo così? Questo è il contesto. Buono, buono. Buono, vabbè, buono, vabbè, dai. Prego. Come ogni giovedì, il correntista si reca alla Banca del Seme e... Il giovedì. Ogni giovedì. Natalino, se va di giovedì, che cazzo giovedì. Te ne frega, scusa. Ti da, cioè, cambiava qualcosa se andava lunedì mattina? Sì. No, è importante. Giovedì. Perché lunedì mattina... Vabbè, prego. E il contrabbandiere alieno lo vuole rapire per creare altri Homo sapiens in giro. Rapisce lui per creare Homo sapiens, è un po' copiata da quella di prima che abbiamo infamato. Però, vabbè. Però è alieno questo. Lui è alieno. Come gli alieni che... Chi è alieno? Alieno. Però questo del varco spazio-temporale è interessante. È buono, è buono. Quindi allora chi è? Un alieno. È un alieno. Un alieno a caso? Un alieno a caso. Hai deciso che è un alieno a caso? Un alieno è un contrabbandiere alieno. Volevi un alieno doc, Natalino? Uno dei grigi, che ne so. Sì, ma il contrabbandiere alieno dove vive? Arriva da un pianeta e contrabbanda Homo sapiens rapendo. Ha trovato questo che ogni giovedì va a donare, ha detto questo. Questi fanno milioni di anni luce per rubare Homo sapiens, che caso se ne fanno? Non so, vuoi mettere... Vi hanno trovato una nuova forma di cibo, l'Homo sapiens. Stava a Zano Decimo, se ti sembra, lo spieghi tu. Il contrabbandiere è alieno e rapisce, mi pare di aver capito. Rapisce? Rapisce e le correntista in modo da spremerlo e far nascere nuovi alieni, vediamo con chi a sto punto, perché sono tutti alieni, ma troveranno far nascere Homo sapiens, perché lui è un contrabbandiere di Homo sapiens, quindi lavora molto nel futuro, poi dice l'Homo sapiens, cioè da piccolo costa meno, però lui aspetta che abbia 20 anni, un po' come i pioppi, tu li pianti, poi ogni anno ne pianti e segui quelli degli anni precedenti, e scusa se ho detto segui, ma in realtà lui rapisce il correntista per usarlo. È chiarissimo, Natalino, è chiarissimo. E i nuovi Homo sapiens ovviamente deve avere delle donne sapiens da qualche parte, perché... Le avrà già rapite in un altro libro? Allora, c'è questo contrabbandiere di Homo sapiens che scopre che la scimmia è l'evoluzione dell'uomo. Quindi cosa fa? Vuole in qualche modo rubare i semi, diciamo, dalla banca. Vuole clonarli, diciamo, con quelli della scimmia e vuole fare una razza mista, tipo... Di modo che l'Homo sapiens capisce che deve rinunciare all'estetista, ma come il bonobo può essere fiero per la sua attività sociale che lo rende tranquillo, no? E lei sa benissimo di cosa parlo. Lo sa benissimo. A me è venuto in mente Gasparri, non so se c'entra. Grazie, il complimento. No, ma no. Non so che... Ironico. Non è la storia. Va bene, Monia, no, tu no, pensi Monia di averla no. capita? Ha detto no. Manco bucazzo, ha detto. Soprasediamo. Troppo lungo. Soprasediamo. Allora, prego. Allora, il contrabbandiere di Homo sapiens è in realtà il capo della banca del seme, che tramite tutte le persone che vengono a donare riesce a trovare questi Homo sapiens da dare... Lei ha già risolto il problema, non occorre rapire nessuno, insomma, basta essere... E il correntista... Puoi anche fermarti qua se vuoi. No, non voglio. No, è bello che ci creda, perché... Il correntista scopre, non si sa ancora come, che questo capo della banca del seme dà via tutti gli uomini agli alieni. E il correntista lo scopre? Sì. Allora, cosa ne dici, Monia? Passabile. Dice passabile. Quindi... Il contrabbandiere è il capo della banca del seme, è diciamo il direttore della banca. Direttore della banca del seme.
il padre della Boschi, per fare una figura, no, per dire, per avvicinare alla cosa. Il contrabbandiere è direttore della Banca del Seme e il correntista lo scopre, giusto? Dopo capiremo come. Come. Ecco, questo è un esempio di, secondo me, di buon intervento. Nel senso, non è che sto a raccontarti tutta la storia, butto lì delle robette, delle idee e dopo magari può essere interessante. È pieno di suggestioni, no? È pieno il correntista di... si accorge, cosa fai? Chiami la Banca del Seme d'Italia per chiedere delle indagini, si può... Si comincia a piovere, fare... Ciri, eh? E allora, il correntista è un alieno sotto copertura che vuole... come si può dire, rovinare la razza umana. La viene scoperto dal contrabbandiere, in quanto passando tramite la lampada solare, l'estetista gli racconta la sua storia. È molto chiaro, però non ho capito una mazza. Vedo delle facce perplesse. Vuoi riprovarci? Cioè tu, no, aspetta, tu stai andando quindi in un'altra direzione, se ho capito bene, nel senso che il contrabbandiere... C'è... Allora, il contrabbandiere vuole rubare il seme dell'Homo sapiens dalla banca. Quindi noi abbiamo sposato quest'idea, però può essere anche un'altra roba, però va bene, abbiamo sposato quest'idea qua. Il contrabbandiere vuole rubare il seme. In realtà il correntista non è un essere umano, ma un alieno che vuole infettare la razza umana. Con il seme alieno. Esatto. Che però si vede subito, sembra olio urania della Fiat, uno dovrebbe... capirlo subito che non è umano. È una sorta di untore, una sorta di avvelenatore che alieno, però a questo punto gli alieni, gli umani un po' si somigliano, oppure questo si camuffa. Ah? Ciri, ti vedo entusiasta. No, ci sto pensando e più ci penso e più mi sembra una minchiata, perché, però è fertile. Quando no, di sicuro Natalino, dammi ragione che l'idea della lampada solare è potente, la lampada solare attraverso la quale passa qualcosa. Sì, quella è molto interessante. Dov'è? È in testa. La lampada solare dell'estetista è la porta temporale per il contrabbandiere. Lì c'è del fascino. Questo è molto interessante. Quindi che porta c'è scritto? Temporale! Ah, quindi sì. Viene da un'altra epoca? Cioè, arriva un signore bianco che si stende sotto la lampada solare, invece di abbronzarsi come Carlo Conti, sparisce e compare da un'altra però parte. Però se noi usiamo questo dovremmo capire perché è contrabbandiera, perché temporale vuol dire che viene da un'altra epoca, quindi lui verrà a metti dal passato, quando c'erano gli uomini. Sì. E sa che nel futuro il seme umano sarà merce pregiata. Lui usa il varco temporale... per rubare, giusto? È buono. E a chi vende? Vabbè, poi secondo me siamo nella merda, ma ci siamo, perfetto. Veramente un casino, ragazzi. Non si può unire la banca del seme a astronavi. Comunque. Ah, c'è ancora gente entusiasta. Io vedo lì una faccia entusiasta. Guarda come sta arrivando veloce sta ragazza col microfono. Guarda che velocità che ha preso. Eccola lì. Ecco, poi se ha voglia te lo dà, prego. No, pensavo solo che sarebbe meglio se venisse dal futuro quando non c'è più gente, quindi torna indietro per rubare il seme sperando di ripopolare. E portarlo nel futuro, a voi cosa ne sembra? A me sembra un'ideona. Il varco temporale. Allora, attaccati alla lampada. Attaccati lì, la lampada solare, l'estetista è la porta temporale per il contrabbandiere, che viene... dal futuro, tra parentesi, epoca di scarsità umana, per rubare. E il contrabbandiere cosa fa? Ruba. Cosa ruba? Ma voglio dire, ma se lui non poteva andare in un'epoca in cui era pieno di uomini, rubava direttamente gli uomini. No, perché non ci passano dalla lampada solare. È stretta. E invece stretta. La provetta riesce a passare dalla lampada. È stretta e se è ben tappata lui l'omino. La mette sotto la lampada e via. Dice, geniale. Poi ha il suo orologio che comunica, dice pronto, attenzione, ne sta arrivando una. Come delle supposte. E dico, ma lei com'è che è sempre qua e non si abbronza mai? Va bene, comunque c'è qualcosa.
Allora, io direi che l'assessore non accusa, l'assessore è amico del correntista che ultimamente non va più tanto spesso a donare perché si sa forse è cominciata una storiella con l'estetista e quindi gli dice, ma senti, ma insomma è un po' che non ti fai vedere lì, vai un po' più spesso, no? Ma non riesco, le mie... L'assessore vede il correntista un po' smunto. Posso e dire. Se ne preoccupa. Questo però è strano perché adesso non so sugli altri, ma su di me invece, come dire, l'attività onanistica aumenta con la frequentazione di femmine, non diminuisce. Però non so, può darci se che... Se vuoi facciamo un sondaggio, ma anche no, so. Può darci... Qua c'è pieno di idee, guarda laggiù che ideona. Allora, l'assessore alla fertilità scopre il codice segreto del correntista... Però guardando nella banca del seme la giacenza è zero. Ma lei sa che lui va tutte le settimane e qui scoppia lo scandalo. Aveva ecceduto con i prelievi. Cioè era in rosso. Che storia è? Ne aveva prestato troppo, neanche nelle perversioni del Monte dei Paschi. Ciri, c'era una cosa. Ciri. Prima delle 4 non ce la caviamo. No, oggi. No. Allora adesso io. Chiamate casa, io, faccio tardi, ho da finire un cazzo cerco, di romanzo. Io cerco la via bulgara. Vai. Adesso ti intervisto una bulgara che ha un'ideona. Dov'è? Eccola qua. Sta attento, eh. La maggior parte dei figli del futuro sono ammalati e il contrabbandiere torna nel passato per prendere il padre genetico per trovare la cura. Nat, c'è una suggestione, E questi sono fuori, Sono fuori. Devo dirti che ne hanno mentre tu eri fuori, 4 ne hanno approfittati per andare via, 2 li ho sostituiti, degli altri ho preso la targa, gli mandiamo del metano marcio a casa. Il signore dice di chiedere all'impasticato, forse potremmo cercare una suggestione pesante. Te la senti? Andiamo di Fabio Volo, l'avete voluto voi, Apri a caso, lascia che il flusso di coscienza ti penetri. Non toglierti nulla, nemmeno le scarpe. Basta così. Basta così. No, c'è della potenza. Però Cirri, non è questo il momento, perché no. Questo era il momento. Questa frase la scriveremo come frase. Cioè, il correntista entra alla banca del seme e la segretaria dice non toglierti nulla, nemmeno le scarpe. Prendi sta provetta. Ho sentito una co? Una co, si sente. Allora. Eccola, va, ce ne 2, 3, 4 qua. 3 vestite salo e tutti come mazza. Allora, prego. Al correntista legato al contrabbandiere squilla il cellulare. Non riesce a rispondere, però l'estetista prende il telefono in mano. E perché è legato al lettino? Perché è legato al lettino. Quindi l'estetista, per aiutarlo, prende il telefono e risponde lei alla telefonata. E qui, mistero. Tu sei figlio di De Gregori? Passalo laggiù che c'è un sacco di... E il contrabbandiere scopre che è il correntista che è tornato indietro nel futuro e ha preso il seme che avrebbe fatto nascere il contrabbandiere. E da mal di testa. Qualcuno ha capito cos'è? Cioè, tu rivoluzioni la tra... È diverso da come... È come qua. In Terminator. Torna su, caso! No, dov'è la... L'assessore a fertilità, perché c'è ancora sto assassino? Io ti dico, ci rilegati sul lettino, ci fa fare delle cagate. Comunque, andiamo avanti. E lo scontro tra correntista e contrabbandiere avviene perché l'estetista si accorge del contrabbando del contrabbandiere attraverso il suo lettino. È il lettino della verità. Cioè si capisce chi... Cioè si accorge che ogni tanto il contrabbandiere scompare mentre fa le lampade. Sparisce. Perché va nel futuro. E allora, quindi essendo l'aiutante del protagonista lo aiuta. Questo è interessante. Allora metti che l'estetista
si accorge che ogni tanto il lettino del contrabbandiere è vuoto. Non è scemo. Ma no, ma perché sono quei lettini che si chiudono, no? Dopo lui apre e fa, a cazzo era qua. All'inizio pensa sia un modo di non pagare i 20 euro, poi capisce... Era qua, fa, sarà andato al bar, va a cercare, poi torna e lì... Ma non c'eri prima, dice, no c'ero, ma sempre stato qua io. E lui è stato in realtà in un'altra onda spazio-temporale. A me allora, sembra geniale, applauso per questa donna, geniale. Vedi, la senti Natalino la potenza della suggestione? Allora è interessante perché l'estetista è un aiutante curioso, quindi l'estetista in qualche modo aiuta il correntista. Mi permetto di dire, Natalino, anche se non sei curioso... Guarda che ci torna utile che la cosa degli ammanchi, eh? Ci torna utile la cosa degli ammanchi, perché questo qua va in banca e dice, come sono col... con la provetta. Come sono con i livelli di... E allora la banca gli dice, qua risulta zero. Come zero? Sono venuto 8 volte sta settimana, 8 volte, e sono ancora zero. Com'è possibile? Ed è lì che dopo l'estetista dice... Bisogna volte collegare i due fatti. L'estetista che si accorge che gli sparisce il cliente, sì, nel grigliatoio. Perché può essere, siccome è l'antagonista, quindi è nemico del correntista, e bisogna capire perché. Secondo me la roba, per esempio, che nel futuro uno si accorge, sono malati, ci porta un po', ci mette in difficoltà. Io credo che invece lui debba avere qualcosa di privato contro il correntista, perché ruba il seme solo a lui. Cioè, gli altri navigano non nell'oro, navigano... Gli altri sono a posto, diciamo. Gli altri sono in attivo. Lui è sempre a zero. Nonostante venga in banca più volte. Allora, adesso proviamo a capire, poi è interessante, proviamo a capire perché il contrabbandiere va nel passato dal suo futuro per rubare il seme, e io direi anche perché è sul Mona, ma saltiamo questa, diamo per scontato che ruba il seme solo a questo correntista, perché sono gli unici semi che non si abbronzano attraverso la porta della lampada solare, che è molto utile non abbronzarsi perché nascono tutti neri. Ah, quindi una società razzista? No, vuole l'Homo sapiens. Ah. È l'unico che... Perché se sono neri non sono sapiens. No, ma c'è questa trasformazione, non li vuole tutti che si trasformino, li vuole che rimangano originali. Veneti. Originali da Sulmona. C'è una potenza che non capisco fino in fondo. Insomma, non li vuole abbronzati. Nella melatonina ci fa una pippa. Però sta cosa, è evidente che nel futuro succede qualcosa, per cui è utile tornare lì a rubare il seme, proprio di quello lì però, perché esatto, proprio di quello perché... lì? Il contrabbandiere è il nipote del correntista, vuole tornare indietro per prendere il seme del nonno praticamente, perché... E come si diceva dietro dalle bulgare, gli serve per trovare una cura per il padre. Dopo la nipote... Che è il figlio del correntista, il padre. Dopo la nipote di Mubarak, è la più grande... Cioè, quindi solo il seme del nonno, perché non hanno più donatori, solo il seme del nonno può curare il figlio del nonno, che però è il padre del contrabbandiere. È da mal di testa, Ciri, è da mal di testa, però mezzanotte c'è. Per me... È buona, è piaciuta. E ti piace, Monia? Parla col microfono. Cioè, parla con noi attraverso il microfono, intendeva questo. Si sente? Spero di sì. Ma si sente? Sì, si sente. Nel futuro, quindi, non sono tutti malati. È malato solo il padre. È malato solo, interessante sta cosa, è malato solo
una roba egoistica, però nel futuro diciamo hanno modo di viaggiare nel tempo, o meglio vai lui qua, magari sta lavorando a un progetto e viaggia nel tempo e ne approfitta per una questione sua personale. Lui ha il figlio malato, non c'è una cura, l'unica cura è riuscire a trovare il seme del babbo del figlio, che però è morto a sto punto il nonno, nel futuro è morto il correntista. Ecco, quindi bisogna tornare quando era in vita a Sulmona e guarda che culo, siccome gli serve il seme, che non è facile, voglio dire, se tu torni, diciamo riesci a tornare nel passato, non trovi una banca del seme aperto, è difficile convincere uno a darti il suo seme, no? Però per culo questo è proprio donatore alla banca del seme, secondo me tiene perfettamente. Secondo me qua non state tenendo presente una cosa, è la famosa cecità temporale che c'è, avviene. Nessuno di voi sta tenendo presente che c'è un contrabbandiere che passa attraverso un lettino dell'estetista, però ruba il seme, come fa a rubarlo? Esatto. Deve andare alla banca, deve essere... Quindi più che un contrabbandiere mi sembra un rapinatore, non so come dire. No, allora... Però noi avevamo detto che era un contrabbandiere, veramente ci ristiamo un po' sconfessando sta cosa. Lui a questo punto deve curare il figlio, allora non è più un contrabbandiere però. Non è che è un uomo generoso. Tra l'altro il contrabbandiere avevamo detto che era contrabbandiere di Homo Sapiens. Quindi dobbiamo immaginare che c'è un traffico di Homo Sapiens. Ma allora se noi sconfessiamo continuamente la nostra griglia non ha senso! Di una cosa che non sconfessi la griglia. Il contrabbandiere in realtà è un alieno, perché nel futuro hanno invaso la Terra, ma gli unici Homo sapiens che non riescono a sconfiggere sono i nipoti del correntista. Quindi vogliono il suo sperma per capire cosa c'è nel DNA di quest'uomo che loro non riescono a uccidere. O forse, i suoi nipoti. O forse lo rubano tutto per impedire che lui metta al mondo della gente invincibile. Che loro non riusciranno nel futuro a sconfiggere. Cosa ne dici, Monia? È piaciuta. Quindi lui dice che il contrabbandiere è un alieno. Non è un contrabbandiere però. Vabbè, comunque. Che contrabbando è questo? Dov'è il contrabbando? Chi se ne ciava, stai dicendo? Che se ne frega della griglia, sta dicendo. Cioè, scusami, non è possibile che sia un altro quello che fa sto lavoro qua e invece il contrabbandiere può essere che invece è uno che vuole contrabbandare. Tra l'altro qua noi abbiamo due nemici che sono contrabbandiere e il correntista, continuiamo a metterli in epoche diverse, bisogna che ci sia un contrasto. Tra l'altro hanno anche lo stesso estetista, in cosa sono nemici? Non so, forse sono invidiosi dell'estetista. Della bronzatura, quello dice è abbronzato, è incassato. Io no, fa certo. Di tutto per non farla bronzare, non so. Forse una gara chi si depila di più. Non so, sono questa ipotesi. Cosa era interessante, ma ci sconfessa la griglia che abbiamo creato però. Ah? Sì. C'è un giovane lì. Natalino, quell'uomo. Comunque la idea. Signora suggerisce una cosa, perché non andare sul semplice che l'estetista sono entrambi innamorati dell'estetista e lì può nascere il contrasto. Dopo cosa succeda nel futuro non so. Laggiù, ma sempre mi devo. Non che c'è nessuno che porti i microfoni qua. Passa. L'assessore incorona il nostro protagonista, correntista e donatore 2016. Per la quantità o... Oh. No. Così ci dà un motivo per il quale il contrabbandiere va a cercare proprio lui. Rispetto ai semi di qualsiasi altro umano di quell'anno. Dal futuro. Dal futuro. Era un'ottima annata. Cioè il concetto di ottima annata, insomma. Cioè invece di prelevare una barrique di Brunello di Montalcino, prelevano... non barricato una provetta di seme. Quindi allora il contrabbandiere va nel passato a rubare i seme delle migliori annate. Delle migliori annate. E quindi capita lì e trova che questo correntista qua ha un seme che... Certo, perché ma questo perché in futuro servirà sta roba. Futuro uscirà la guida dei semi delle migliori annate a cura del Gambero Rosso, lui la legge
è un'ipotesi. Allora, uno che adesso un'idea che si capisce però. Il contrabbandiere effettivamente contrabbanda uomini sapiens, cioè persone non sperma. Quattro però ore fa l'abbiamo scritto. È molto dispendioso energeticamente dal futuro questa cosa qua. Allora decide di prendere... E qui c'è l'AMGA che ci fornisce energia dal futuro. Decide di prendere il donatore di sperma perché appunto è particolarmente dotato e quindi di dover ridurre. Quindi quest'idea che... Microfono. Signora che nel futuro... prendono il seme e l'uomo si fa in 2 secondi, è interessante questa. Quindi teniamo questa, lui ruba il seme perché nel futuro gli uomini è un casino portarli tutti dal lettino, giusto? Quindi prende il seme e in questo senso tu lo consideri contrabbandiere di Homo sapiens in qualche modo. No, allora, il contrabbandiere di Homo sapiens contrabbanda uomini sapiens, però trasportarli uno alla volta... attraverso il lettino è molto dispendioso da un punto di vista energetico, spende un mucchio di soldi. Allora dice, investo e mi prendo un donatore di sperma particolarmente dotato, potente e quant'altro, me lo porto nel futuro, lo schiavizzo e gli faccio fare... Perfetto, il correntista è il più potente donatore di sperma del presente a Sulmona. A Sulmona non ce n'è un altro... solo lui che riesca a fare depositi in grande quantità e in maniera così continuativa, quindi è una specie di campione, è come l'estratto, il Bimby insomma della... allora il grande donatore, il contrabbandiere che è venendo dal futuro ovviamente può sapere il passato, sapendo questa cosa perché lui avrà vinto un premio che dicevano prima e scopre questa tecnica, non più contrabbanda uomini, no? Perché sennò se ne accorgono, lui ha trovato la porta del lettino, non più uomini, ma... uno solo. Sperma. E dove lo va a prendere? In banca? Troviamo, ci manca sto passaggio. Ce l'ho io. Ce l'ha quel signore. C'è un sacco di passaggi della banca adesso... Il contrabbandiere sta diventando il protagonista, perché... No, perché noi adesso stiamo facendo una storia. Però noi dopo la vedremo dal punto di vista del correntista. Ok. Dopo arriverà questo e farà tutta quella roba lì. Prego. Grazie. No, il problema vero è che sia allora l'assessore alla fertilità si accorge che da un po' di tempo manca effettivamente il seme alla banca. Perché manca? Perché questo gran correntista di Sulmona non va più a depositare. Perché non va più a depositare? Perché si è inceppato il meccanismo. In quanto il contrabbandiere naturalmente che deve riuscire ad avere lo sperma di questo gran bravo donatore per poter assicurare poi di contrabbandare gli Homo sapiens, cosa fa? Sapendo che questo correntista va da questa estetista, si mette d'accordo con l'estetista, dà delle ginocchiere all'estetista e dice: tu devi prelevare il seme da questo, poi me lo dai che io lo porto dall'altra parte. L'hai presa lunga ma interessante sta cosa qua. Allora, non va più alla banca. Non va più alla banca del correntista. Lui attraverso i conti correnti della banca dal futuro sa che è un gran donatore. Allora, ha trovato la tecnica del lettino, ma a questo punto usa l'estetista per ingabbiare materia prima. E la convince come? Con del denaro alieno. Con del denaro. Perché alieno. Loro sanno fare le cose, lui fa del denaro vero, nostro, giusto? Viene giù. Può funzionare sta roba qua? Sì, pur di andare a casa sono convinti. Funziona benissimo. Cosa scriviamo? C'è anche quella componente di porno che butta la via. Allora, insomma, il contrabbandiere non ruba il seme alla banca, ma convince l'estetista a prelevare, a stimolare il correntista in modo da produrre seme abusivo. Dopo il modo in cui raccoglie il seme, ovviamente l'estetista ogni tanto va di là, c'ha la provetta. E poi torna. Basta. Oh, un personaggio femminile abbiamo ed è Troia. Perfetto. Allora, per capire la direzione in cui stiamo andando,
E sessismo non esiste nel romanzo. Dopo 4 ore di 500 menti siamo arrivati a un pompino. Questo dà l'idea della letteratura in questo paese. C'è gente che ha fatto cadere un presidente. Va bene. Allora. Va bene, va bene. Quindi abbiamo risolto sta cosa della banca. Perfetto. Ci siamo abbastanza. Ci dice Monia. Il donatore, il correntista è il nostro protagonista. Sì. E allora dai. Inconsapevole, niente, soddisfatto. Creiamo un ambiente del correntista cercando di inserire che cosa manca, che personaggi c'è sopra là. Manca. No, ma non c'è il vigilante, l'abbiamo tolto. C'è qualcuno che vede vigilantes dovunque? No. Allora, l'assessore non l'abbiamo, però è un carattere, può essere anche uno che c'è in una pagina che non scriveremo mai. E l'estetista è l'aiutante, però del correntista. Eh beh, sì, lo aiuta. Come se lo aiuta? Sì, lo aiuta, ho capito, lo aiuta, ma vabbè, prendiamola alla larga e. E cerchiamo di capire, dai, sto correntista cosa fa nella vita, che hobby ha, diciamo due cose e dopo cominciamo a scrivere perché abbiamo già tutti gli elementi. Se no c'è una piccola variante, per favore, il contrabbandiere. Dov'è? Chi sta parlando? Non avevamo già tutto, no. Perché dobbiamo variare? Perché il contrabbandiere addormenta il correntista e fa il prelievo e l'estetista se ne accorge. Cioè, il correntista gli togliamo la gioia del prelievo da parte dell'estetista. Eleviamo un po' l'estetista. Io onestamente, se da sto libro togli i pompini, non è che resta molto di interessante, abbiamo, onestamente. Cioè, non vedo. Però... Obiezione respinta, con tutto il rispetto. Però vedo che la narcolessia è molto. Prego. Il contrabbandiere funziona? Sì. Sì. Il contrabbandiere contrabbanda Homo sapiens, ma gli sono rimaste soltanto femmine nel futuro e quindi ha bisogno di riprodurre. Sì, però tu stai andando sul contrabbandiere, noi abbiamo bisogno di dire qualcosa. È una mezz'ora che cerco di parlare io. Però vabbè, va bene anche che ci siano solo femmine, può andare bene anche quello. Tanto non ci arriveremo mai, dobbiamo scrivere 15 righe. 15 righe. Io voglio capire il correntista che tipo è e dopo cominciamo a scrivere. Diciamo che al momento lo vediamo stanco, provato. È uno di Sulmona con le occhiaie e basta. È uno di Sulmona con grandi occhiaie, insomma. Io direi che ha un fornitore di gas, che potrebbe essere l'AMGA. Aspetta, ho la via irlandese alla letteratura, che già ha molto lanciato adatto. Ottime idee. Prego. Allora. No. Sì. No, va. Ok. Due cose. Uno... Il correntista è diventato correntista perché era corto di soldi, gli servivano i soldi. Che è indebitato, forse gioca. Ad esempio. Al casinò di Sulmona. Seconda cosa, l'estetista è un aiutante del protagonista. In questo momento sta aiutando il contrabbandiere, quindi deve esserci un passaggio. Il passaggio potrebbe essere che nella seduzione del correntista... I due si innamorano, lei si pente e comincia ad aiutare questo. Ecco una trama. No, lei si pente e quindi dopo... E poi lo aiuta a smascherare la cosa e far smettere il contrabbandiere, cioè ad aiutare il correntista a far smettere a rubare il seme perché lui tra l'altro ha fatto ancora debiti. Un dubbio, e non, ha... non si pente del pompino in sé però. Perché... Assolutamente no. Ma non si è innamorata, lei si è innamorata. Volevo essere rassicurato in questo nodo centrale della drammaturgia. Grazie. Dai, grande sviluppo. Abbiamo un sacco di roba. L'estetista si innamora del correntista e si pente di avere aiutato il contrabbandiere. Dopo cosa può succedere? Lei lo lascia un po' immaginare, possiamo anche provare a pensarlo, andare avanti o cominciare a scrivere volendo. La seconda. Allora, ci siamo? Cominciamo? Ci siamo. La frase illuminante, l'inizio. Vuoi citare qualche inizio fondamentale? Non so. Quando si trova davanti al plotone di esecuzione Aureliano. Sappiamo solo questo. Che peraltro sta sui coglioni a De Gregori, ha detto oggi, che non ha mai letto Cent'anni di solitudine, non gli è mai piaciuto.
Non c'entra niente, non parliamo, avanti, andiamo avanti, avanti. Se non l'ha mai letto, come no, fa a dire ha che ha letto 100 pagine, non gli è piaciuto. 100 pagine? 100 pagine. 100 pagine di solitudine. Va bene. Va bene. Allora, adesso, signori, fino adesso c'è stato il meno. Adesso bisogna cominciare a scrivere. A scrivere. Dovremmo fare 15 righe. Come può cominciare un romanzo così? Pensateci un attimo, mentre l'ingegnere di processo ci legge una sostanza dura. Esatto. Dura. Potrebbe cominciare allora, col potrebbe cominciare in media reca. Stress. Leggi un inizio di qualcosa, che non sia l'inizio del prezzo che comincia per uno. Continuo due. A ripetermi che va tutto bene. Allora perché mi tremano le mani? Beh, guarda che questo fra virgolette, guarda. Sì, Ciri, io spero che voi non l'intendiate come un doppio senso questo. Noi. Ah, ti va bene, sembriamo allora va bene. Ma per favore. Può essere la prima riga del nostro romanzo? Allora, perché diciamo l'autore bravo cerca di fare il genio copia, giusto? Quindi prendiamo quella frase pari pari e la mettiamo lì. Vuoi dettare, per favore? Sì, cambiando una virgola. oppure continuava. Continua a ripetermi che va tutto bene. Continuo. È insoggettiva? Sì. Chi è che pensa, mentre tu la scrivi, noi pensiamo, chi è che pensa questo? Virgola, l'estetista? Virgola, allora perché mi tremano le mani? Punto interrogativo. Possiamo mettere allora perché mi tremano così tanto le mani e guadagniamo mezza riga e forse vediamo l'antipasto. E non veniamo accusati. Più che storia lo chiamerei incipit. Ok, scusa. Allora, a questo punto lui ha detto una frase, vi è piaciuta tanto perché siete dei maniaci, però questa frase ci obbliga a uno stile, perché qua lui sta raccontando in prima persona, quindi chi sarà questo? Sarà, immagino... È il correntista. Beh, anche l'estetista, voglio dire, anche l'estetista. No, sarà protagonista. Allora decidetevi, chi sta raccontando questo? Vogliamo votare così alla cazzo? Democrazia. L'estetista, alzi la mano chi vuole l'estetista. Faccia tremare la mano, vediamo come viene. Alzi la mano chi vuole il correntista. Correntista. Di gran lunga. Allora il correntista dice: continuo a ripetermi che va tutto bene. Allora perché mi tremano così tanto le mani? Ah, adesso sono cazzi vostri. Voi avete voluto un inizio così. Adesso lui o va avanti a raccontare oppure cosa sta dicendo. Boh, qui è il decimo deposito che faccio questo mese. E lì un accenno di Parkinson ci starebbe. Devo dire che per la, non sono gli altri, ma la mia media 10 depositi al mese sono proprio pochi. Sei un uomo generoso, Natalino. No, io al mese almeno una trentina. Devo dire che sono sulla sessantina, però una trentina almeno. Comunque è il decimo deposito che faccio, magari questa settimana, non so. Bene. Quantomeno è l'inizio, c'è una soggettiva, c'è un tremore, un interrogativo, una... Bene. Allora, adesso andiamo a capo e guadagniamo una riga. Ovviamente. Io direi descrizione di Sulmona in inverno, il paesaggio, le fabbriche di confetti, le tre sorelle Carlucci che passano e lì creiamo un pathos. Un allora ambiente. Aspetta che ho modo di andare avanti, Ciro. Vai. Prego. Fai finta di essere amplificato. Ok. E ritornando al pezzo letto prima, mi senti ridire non toglierti nulla, nemmeno le scarpe. Cioè... Prendiamo un'altra. Ah, rubia. Sì, allora. Il pezzo letto prima. Allora è interessante questo. Se noi vogliamo, però, stiamo copiando tanto. Però, se vogliamo usare anche quello. Abbiamo fatto di peggio. Tu insomma. Ce l'hai il pezzo di prima? Non lo trovo più. Ma comunque era. Non toglierti nulla, nemmeno le scarpe. Ecco, se vogliamo usare quello di prima, io farei. Entro stancamente nella banca del seme. Che di Sulmona. Però io gli darei un nome in inglese. No. Allora. E lui dovrebbe dire, adesso io vi dico il concetto, non è che il libro lo dobbiamo scrivere io e Cirri, giusto? Devo scrivere loro, però il concetto dovrebbe essere
intanto che lui dice e continua a ripetermi va tutto bene, ma perché mi tremano così tanto le mani? Decimo deposito, faccio questa settimana. Lui, quindi, come dicevi tu, potrebbe essere uno stanco, quindi che si avvia la banca stancamente. Dobbiamo entrare nella soggettiva stancamente di si vede riflesso, vede due occhiaie orrende due borse di Louis Vuitton, entra in questa banca che potrebbe avere un nome inglese, sarebbe bellissimo, e dopo lo fanno entrare nel cavò, c'è un cavò dove una piscina più che un dove cavo, credo. La signorina gli dice la famosa frase, quindi chi ha dentro di sé una frase letteraria che ci porta, cosa può essere la soggettiva di quest'uomo, una descrizione di un pezzo? Lui è andato in banca per pagare la bollettone dell'Anga, una frase, servono adesso solo frasi. Lentamente, stancamente e con passo stanco entrò nella banca e lesse per l'ennesima volta, ma questa volta chi entrò? Chi è il soggetto? Il caso? Correntista. Mi sembra che ti abbia chiesto chi è il soggetto, se il correntista entrò stancamente e lentamente nella banca e lesse la frase, il motto della banca che stava proprio nell'ingresso. Però scusa Ciri, non è letteratura questa. Allora, devo interrompere perché c'è una frase che dobbiamo usare assolutamente. Questo per ringraziarci gli sponsor, ma perché questa frase dell'Anga va messa in questo libro assolutamente. Prego. Energia per divertirsi e per risparmiare. Questo bellissimo. Questo era l'ora. Sarà la frase che metteremo dopo un po', insomma. Ma può prendi essere nota. La scritta che c'è fuori dalla banca. Fuori dalla banca c'è una scritta. Energia per divertirsi e per risparmiare, perché è correntista, risparmia. Perfetto. Questa la useremo. Allora, la frase ci siamo. Ho sentito qualche frase interessante. Andiamo però proprio un po' più accattivante. Dai, forza. Perché noi non scriveremo una pagina. L'abbiamo capito. Ve lo diciamo, non scriveremo una pagina. Quindi cerchiamo già di sintetizzare, di far capire dei concetti con due parole, no? Due parole che racchiudono. Una pennellata, se tu mi permetti. Dai, Ce l'ha. Pronti? C'è un grave psicopatico che ce l'ha. Prego. Aspetta che col microfono è meglio. Sono molto stanco. Ma sento la voce della signora Margaret che mi dice: puoi tenere tutto, anche le scarpe. A me la Margaret, fa venire in mente la Margaret Thatcher, no. Non mi si muove qualcosa dentro, ma di brutto. Facciamo un minuto di raccoglimento e cerchiamo di... Chi ci prova? Guardate che se noi possiamo descrivere, non è necessario, noi possiamo, se noi diciamo lui che arriva alla banca, che cosa c'è scritto, eccetera, eccetera, facciamo anche tante righe, dai. Posso? La signora di prima che ci crede. Prego. La facciamo dopo, ci credeva troppo. Se funziona il microfono, non funziona il microfono. Ti porto il microfono io, traduco dal Veneto, grazie. Difficile, ma ho studiato a lungo. Continua la frase senza quindi il punto esclamativo. È il decimo deposito che faccio questa settimana, ma i miei debiti non accennano a calare. Questo ci porta già una riga, dai. Ma i miei debiti non accennano... Settimana, virgola, ma i miei debiti non accennano a calare. A calare. Si dice grazie. È giusto calare per i debiti? Sì, se può dire, sì, giusto? Sì. Si accennano a calare. Un piccolo passo per noi, ma un grande passo per l'umanità. Molto bene. Bene, poi... C'era la signora molto generosa e poi un'altra signora là dietro. Sta attento che frase... La frase è solo quando lui dice allora perché mi tremano così tanto le mani? Disse John mentre si recava a quello che oramai era il suo lavoro. E poi diceva sempre lui, è il decimo deposito che faccio eppure i miei debiti non accennano a calare. Cioè diamo un nome al personaggio. Lei dà un nome al personaggio e inserisce un nuovo modo di raccontare che va al passato e quindi non sei obbligato a tenere sempre lui che racconta, certo, così. Certo, quindi virgolette. Può servire, continuo. Vi piace? Sì. A quest'ora questo piace tutto, lo sappiamo. Tutto. Allora, disse
John? C'è di Sulmona, si chiama John. John di Sulmona con la G. Certo, Sera di Austin in Texas si chiamava Giovanni, certo. Mentre si recava, in realtà lo dice a se stesso, possiamo sottolineare, forse più un pensa, perché sennò se parla da solo è... Pensa o pensò, preferisce pensa o pensò? Pensò. Pensò, preferiscono un pensò. Passato alla remota. Ci porta lontano, però. Pensò tutti John lì. mentre si recava stancamente. A me questo John mi dà l'idea mentre, che appena legato mentre il cavallo. Mentre si trascinava. Mentre si trascinava. E pur sempre la decima donazione della... Camminando a gambe larghe. Esatto. Chi vuole provare un'altra pennellata? C'era una signora a io destra. Avrei il microfono. Eccola. Potrei suggerire. Non la vedo. Dov'è? Qui giù. Eccola. Dove si inserisce, signora? Dopo, alla fine di quelle frasi. Aspetta, adesso. Ma i miei debiti non accennano a calare. Chiuse virgolette. Quindi noi abbiamo una frase introspettiva, un signore che pensa con se stesso. Sappiamo che si chiama John, che a me fa venire in mente uno che ha appena legato il cavallo fuori dalla banca. Come andiamo avanti? Io sinceramente non chiuderei le virgolette. Non chiuderebbe le virgolette? Ma sinceramente. Un'altra riflessione. Punto, va bene un punto? Sì, una virgola, assolutamente un punto e virgola, un punto. Una lineetta? Punto? Potrei però passare da Vanessa. Vanessa mi fa già porno, Potrei però... Cioè, è schizofrenico, questo qua, cioè... mentre va a lavorare e deve tirarsi una pippa, è lì che pensa... È il decimo deposito, sono pieno di debiti. Vanessa. Potrei passare da Vanessa? Lei ha mani d'oro e mi aiuta a ritrovare le energie. Sì. Vanessa, abbiamo capito, è l'estetista? Sì, esatto. I confetti con dentro è il Viagra. Allora... Allora, mentre va alla banca, passando da Vanessa, scopre che c'è un bellissimo messaggio. Vanessa ha un messaggio pubblicitario che dice energia per divertirsi e per risparmiare. Allora si incuriosisce e scopre questa Vanessa, questa estetista, e quindi incomincia. Ma perché energia? Estetista dice energia... Perché c'è questa lampada solare che lo ricarica. È la nostra porta. E per risparmiare cosa? Risparmiare... Ad esempio una scritta della banca sta qua. Io nella banca mi leggo energia per divertirsi e per risparmiare. O no? Anche sì. Quindi chiudiamo le virgolette. C'è una mano laggiù. C'è un angelo che vi si reca. A me sembra così semplice. Lei passa davanti alla banca e dice, sulla banca campeggiava la consueta pubblicità. Prego. Entrò nella banca Il solito, l'apostolo Foco, con un sorriso beffardo, la segretaria nella hall. È il decimo deposito che faccio questa settimana, ma i miei debiti non accennano a calare. Avrebbe voluto risponderle, ma non disse nulla. Lui entra, qualcuno... Ma no, ma non occorre che... Cioè, quello che hai detto tu può essere anche dopo questo. Lui pensa... tra sé è il decimo deposito faccio questa settimana, i debiti non accennano a calare. Guarda, però dopo entra nella banca e gli dice quella cosa lì e la segretaria dice, e dice il solito con suo viso guarda buffalo. Che il concetto del solito di solito applicato al cappuccino se lo dislochi sì no ma dicevo di dove colocarlo fa un grande inizio, ecco, vai a capo, dai, anche con la schiuma se vuoi. John entrò in banca. Possiamo chiamare Armandino che guadagniamo qualche... Massimiliano. Dopo decidiamo. John... Mettiamo sostituisci dopo. Perfetto. Entrò in banca e poi puoi fare anche il trattino, cioè per guadagnare... No, quei come vuoi. E quella frase là, il solito, le chiese con un sorriso beffardo la cassiera. La cassiera. Tanto siamo nel dozzinale ormai.
L'ho capita in ritardo, era veramente orrenda. Beffardo, la cassiera. Beffardo, gli chiese un seguito Beffardo, la cassiera. L'impiegata. Di no, la L'impiegata. La cassiera. L'impiegata, come chi era? L'usciera, chi era? La segretaria. L'impiegata. Qui capiamo che lui vive con difficoltà il suo ruolo di forte donatore. Lui non la considerò neanche. E varcò una porta. E poi un'altra frase. Togliti tutto ma non le mutande. Com'era la frase? Ragazzi, io non so che tipo di pubblico andiamo a catturare con un inizio così, però forse qualcuno che lo compra lo troviamo, eh? Vuoi provare? Dai, Natalino, c'è dei posti se volete, eh? Due posti qua e due posti lì. Natalino, per prendere slancio, vuoi provare, tu che sei fine attore, a leggerlo con passione, per vedere dove ci ha portato e che spinta ci dà? Con compassione? Con passione. Continua a ripetermi che va tutto bene. Allora perché mi tremano così tanto le mani? Lui è di Sulmona, non di Cavarsere, per favore. Rifacciamolo. Ma nel futuro parlano così a Sulmona. Perché mi tremano così tanto le mani? Pensò John mentre si recava a quello che stava ormai. Ti piace, virgole, eh? Diventando il suo lavoro. È il decimo deposito che faccio questa settimana, ma i miei debiti non accennano a calare. John entrò in banca. Il solito? Gli chiese con un sorriso beffardo l'impiegata. Lui non la considerò e varcò la porta. E adesso mettiamo quella frase là. Sopra la quale campeggiava il motto della banca. Ah sì, sopra la quale campeggiava l'attraente motto. L'attraente. Motto. Energia per divertirsi. Tre puntini di sospensione. Facciamone sei, chi se ne frega. E per risparmiare. Bellissimo. E per risparmiare. Energia rinnovabile. E chiuse virgolette, punto. No, il motto, vabbè, il motto se non è tra virgolette non le chiudere, ok? Punto, io metterei quella roba là delle mutande, cos'era la cosa? Delle scarpe. Chi la... A capo. Ma c'è l'aiutante, quindi, quello che mette il tappo, quello che... Poi è da solo. Ma... No, spero non ci sia il tappo. Sei un ingegnere di processo, ti sembra il momento di porre una questione a quest'ora? È puntiglioso l'ingegnere del processo, vuoi capire tutto il processo, come si svolge? Vabbè dai, se la vogliamo mettere, se no qualcuno ha una frase per andare avanti. No, abbiamo aperto... Ciri, siamo messi benissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 righe, mai avute così tante righe. Prima dell'una. Adesso un'altra frase che ci apre un'altra scena e poi forse gli antipasti. Se no possiamo chiudere questa con non si tolse nulla, nemmeno le scarpe. Non si tolse nulla, nemmeno le scarpe, bellissimo. Applauso per l'ingegnere di processo, non si tolse nulla, nemmeno le scarpe. Un uomo che va all'obiettivo. Sì, adesso non è detto che noi riusciamo a mettere l'estetista tutto qua. Diciamo, proviamo inizio. A metterlo, però siamo sull'incipit, 15 Io righe, direi un grande, un grande scrivere inizio. Già tutto il romanzo. No. Quindi, però siamo già messi bene, ah? Un'altra siamo già frase 11. Manca 4 righe, forza, resistenza. Possiamo anche cambiare scena, possiamo essere nel negozio dell'estetista, possiamo essere in un altrove. Natalino, alle tue spalle. Dai, facciamo sta roba che magari in due parole possiamo dire che sbriga la donazione e va altrove, oppure dei pensieri suoi. Fuori lo stava già seguendo il contrabbandiere pronto per sottrargli. Mettiamolo la più donazione. Dubitoso, da fuori qualcuno lo sta osservando. Un po' più
Lo stava perché tutto stava. Da fuori qualcuno lo stava osservando. Ci vogliono frasi. Adesso io ti dico una frase perché tu vuoi saltare ad un'altra cosa, però ci fa confusione se noi... Prego. Dopo osservando virgola invece del punto, nascosto dalla foschia, dal fumo delle fabbriche di confetti di Sulmona. Sulmona, l'aria fetida di Sulmona. Qui ci passa una Carlucci, guarda che la scena c'è. Scusa Monia, provi a salire su nella nostra griglia, qual era la location? Extraurbana, qui è una Sulmona che assomiglia a Londra preindustriale, insomma. Fumi, malaffare, bellissimo. L'unico palazzo, sono due palazzi che rimangono in piedi, la banca del seme e l'estetista. Ecco perché vanno tutti lì, non è che... Sì, sì, è un post futuro, insomma. Prego, partita la discoteca. Io cancellerei da fuori, qualcuno stava osservando, cambiando scena. Sì? Non è che dovete spiegare, diteci la frase e capiamo se hai cambiato scena. Ho il futuro tra le mie mani, disse il contrabbandiere agitando la prima provetta. Beh, guarda, di cui venne in possesso. Potente. C'è un'immagine potente. Potente però, capisci un cazzo? Scusami, c'è uno che è appena andato in banca, di cui uno gli ha detto di tenersi le mutande, non si capisce che cazzo sta facendo. E improvvisamente nel futuro uno dice ma non è un film, io non ho visto il cambio scena, leggo un'altra frase e penso che sia lui che dice sta roba qua, se tra l'altro metto anche le virgolette, non so, o troviamo una frase di passaggio, frasi, servono frasi, forza, non dire adesso facciamo quella roba, no, una frase che ci dica quella cosa lì, questo dobbiamo fare circa. Una donna ce l'ha. Il reparto irlandese. Da fuori qualcuno lo stava osservando, o forse da domani. Grande, applauso. O forse da domani. Io sì, direi domani, idea come futuro lontano, non mi dà idea di un futuro lontano, però può andare bene. Semina un indizio. Suggeriscono dal domani, che è anche una lettera in più. Sì, ma non fa la riga. Si va a è un po' magra come lettera, era meglio una O. Non fa la riga. Vogliamo mettere dal dopodomani per guadagnare? No, è meschino. Siamo arrivati a delle meschinerie. Da fuori qualcuno lo stava osservando. Punto. Punto, maiuscolo, o forse dal domani. Guarda che è un grande inizio. Interessante. È un grande inizio. E qua o si parte con una filippica, un domani in cui o la piantiamo oppure qui, la piantiamo lì e John dice qualcosa, domani è un altro giorno domani è un altro sperma, si vedrà. Vogliamo provare Natalino a pensare a un titolo? Perché allora contiamo le righe e forse abbiamo già bisogno solo del titolo. Del titolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 massimo. Successo, mai così avanti. Ciri, ogni volta andiamo sempre più indietro. Più indietro, sì, mai... sì, sì. Siamo regredendo. E il carattere è sempre più grande perché facevamo 16 e è diventato già 20. Scriveremo su delle facciate. Dai, qualcuno che dica altre due righe e no, poi cerchiamo il titolo. Avevo l'idea per il titolo, l'anticipo. Aspetta, tientela, sentiamo le altre due righe, dai. Due righe, dai, forza, due righe. Ci può un attimo scriverle, eh? Guarda che bella quella cosa lì, da fuori qualcuno sta osservando, forse dal domani. Già ci dici un sacco di robe, eh? Una mano all'estremo sud. Io farei che mentre lui è lì con la provetta, no? Preso John si osservava mi sentite? Il suo pub glabro grazie all'ottimo lavoro di Vanessa. Sei un uomo orrendo, Natalia. Dai, avrebbe tirato dentro il personaggio, no? Prego. Io continuerei dalla frase dell'ultima che abbiamo scritto. Sì? Occhiali neri, virgola, valigetta in pelle, virgola, scarpe di retalucido, due punti, sembrava proprio un contrabbandiere. Grande.
ritmo, la sa, ripetila, cioè, che Monia, ragazzi, scrive. È perché è l'una. No, è no, l'una, no, ma no, 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 adesso la, dimmi la che uno con gli occhiali da sole, una valigetta 24 ore e le scarpe lucide sembra contrabbandiere. Cazzo, è contrabbandiere, ha i scarponi, ha una gerla sulle spalle, è unto de terra. Poi scopriamo come cazzo ti può sembrare contrabbandiere sto qua. Cioè, non serve che sembri contrabbandiere. Ha già scritto a fine del libro, cazzo. Va benissimo, scarpe luci, tutto quello che vuoi, ma va avanti altrove. Dopo capiremo che è un contrabbandiere, ma lo capiremo nel 2048 e noi saremo morti. Ma adesso lasciamo perdere frasi tirate per i capelli. Non è vero, che cazzo applaudi, è l'una, ma non sembra contrabbandiere uno vestito così. A parte che è l'una e 10. Però ripeti la frase a me, fino a, me piaceva, prima, a me piaceva il ritmo fino letterario a prima potente. Di sembrare contrabbandiere. Dai, scrivi quella frase. Avviso, avviso casa che faccio che tardi piaciuta. Per Natale, che ci tenevano. Okay. Occhiali neri, per virgola. Il pranzo. Occhiali neri, virgola. Valigetta in pelle, virgola. Valigetta in pelle. Più che un contrabbandiere sembra l'assessore qua, però, eh. Scarpe tirate a lucido. Scarpe tirate a lucido. Vedi che c'è già un personaggio in quattro pennellate grandissimo. È contrabbandiere sto qua, quattro pennellate. E facciamolo questo manessa. Qua è rappresentante delle pelle. Scarpe tirate a lucido. Come va dai, avanti? Scarpe tirate a lucido. Vada avanti un altro. Dai, così che funziona la letteratura. Sembrava proprio il tipo della cassa. No. È scappato da solo senza la cassa. C'ha il cervello tirato a lucido. Chi ha alzato la mano? Prego. È una bronzatura che neanche Carlo Conti. Scarpe, perché è abbronzato, giusto? È abbronzato. Scarpe nere tirate a lucido. È una bronzatura. Una bronzatura, non so se vogliamo citare Carlo Conti, forse siamo... No, possiamo fare anche a no. Allora, una però la bronzatura come può essere? Una bronzatura, dicono invidiabile, che decisa, è la prima parola che verrebbe in mente. Ambrata. Diciamo un'altra. Bronzea no, abbronzatura bronzea. Abbronzatura bronzea è un po' pleonastico. È pleonastico. Eh? Decisa. Caraibica. Caraibica. Io siamo vorrei che Mona. Voi però in questa abbronzatura mi metteste l'idea che questo, venendo dal futuro, cerca di somigliare a qualcosa di umano. O qualcosa di presente. Lo so, non è facile. Però, Bronzatura troppo perfetta? Familiare nel senso di una giardinetta, no? Che aggettivo è abbronzatura familiare? Troppo perfetta non era mica brutta. No, è molto bella, insino a sospetto, troppo perfetta. Qualcuno suggerisce una bronzatura plastica? Mediterranea, un po' generico? No, no, io voto per troppo perfetta. Chi vota per troppo perfetta? All'una e un quarto... È sempre il 100% i ballottaggi, eh? Abbronzatura troppo perfetta. Suggerisce troppo perfetto, vera. Virgola. E adesso descriviamo quest'uomo. Ormai abbiamo detto tutto. Oppure diciamo cosa sta facendo. Siccome lo stavo osservando, l'osservatore, lo spione, il voyeur, il... Guarda Antonino che però l'abbiamo già abbastanza descritto, secondo me. E se tu invece dicessi, adesso te la butto lì, però magari la frase la trovano loro, usciva dal negozio d'estetista di fronte facendo finta di uscire per caso. No? Prego. È fuori dalla banca qua, ma lui può essere uscito dall'estetista, no? Abbronzatura perfetta, occhiali neri, valigetta in pelle, scarpe tirate a lucido, usciva dal negozio dell'estetista, dall'estetista. Però se voi dite, allora, è un'abbronzatura troppo perfetta, non è male, perché è come dire, uno che fa una bronzatura per somigliare un po' alla media, però è troppo perfetta per essere una roba... E può andare bene. Però se noi
ti suona il cellulare, forse ti perché cercano. Perché gli ho detto di chiamarmi alle 1:15. Sì, sì, ti cercano per il pranzo di Natale, avevi promesso di esserci. Vuoi condividere con noi la gioia di questa telefonata? Sì, 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 sì. Adesso sentiremo chi chiama Natalino Balasso alle 1:15. Chi è? ci fai sentire? No, tranquilla, ci sono solo 1000 persone. E se vuoi che ti microfono oppure vedi tu. Ha detto di sì. Ci sentiamo domani, va bene. Arrivederci, è già domani Natalino. Pensavo che fosse ancora presto. Dove eravamo rimasti? Una bronzatura troppo perfetta. Troppo perfetta per cosa? Per il mese di gennaio, però no, ma cioè, questo troppo perfetta è bello perché ci fa capire una roba un po' poco umana. Però interessante sta roba, se vogliamo tirare fuori il estetista, io lo dicevo, però possiamo anche fare altro. Prego. E 3 puntini di sospensione, aspettava, punto. Aspettava chi? Aspettava, nel senso era, lo stava osservando, c'è cioè la descrizione. Crea pato su una sì, ma non abbiamo creato puntini. Un soggetto, però scusa. Non abbiamo creato. No, però stiamo disseminando degli indizi. Dobbiamo, o possiamo già adesso dire chi è, farlo uscire da qualcosa, dalla porta del negozio dell'estetista. Siamo troppo al dibattito. Io voglio una frase che mi funzioni, basta, però. No, eppure. Prego. Ma ragazzi, troppo perfetta dice già tutto, non è che noi dobbiamo spiegare il troppo perfetta, noi dobbiamo solo dire, o anche fermarci qua, qui. Perché anche, è veramente, anche, o solo anche. Dire, mi piacerebbe che dire con una frase che trovate voi, che questo qua è l'uomo che è lì fuori, è un uomo, è uno che viene dal futuro, è uno che... Rigirava fra le dita una fialetta cristallina. Ha senso con questo? Intanto ragazzi, allora basta, non dite più frasi, troviamo un soggetto, perché se non diciamo un soggetto continuiamo a dire frasi a caso. Allora, rigirava chi è? Abbiamo detto da fuori qualcuno stava osservando, o forse dal domani, occhiali neri, valigetta in pelle, scarpe tirate a luce di una bronzatura perfetta. A questo punto ci va un soggetto. Cribbio. Ma dai, anche gli elementari lo sanno. Chi è che ha sta roba qua? Ditemi una definizione. L'Irlanda. Io direi il contrabbandiere aveva individuato la sua preda. Grande, grande, mi piace. E non per l'ora. Però scusa, se noi siamo qua, allora se siamo a sto punto, che mettiamo una frase, perché occhiali neri, il contrabbandiere aveva individuato la sua preda. Cioè a sto punto spieghiamo tutto e buonanotte. Scrivi, è il contrabbandiere di uomini, è il contrabbandiere, cioè... Definiamolo già e buonanotte, chiudiamo e cerchiamo un titolo. Il contrabbandiere di uomini. Sembrava un rappresentante, ma era un contrabbandiere, punto, di uomini, punto. E aveva individuato la sua preda. Bello. Punto, buono. Chi l'ha detto? Grande, applauso. Grazie, grazie. Bene, allora. Allora, Natalino, tu lo rileggi da vero artista e noi pensiamo al titolo, perché il titolo da solo fa... l'80% delle vendite, che non saranno di uomini punto e virgola e aveva individuato la sua preda. Natalino, come facessi il giardino dei ciliegi, leggi con intensità e voi a occhi chiusi, guidando nella notte. No, aspetta, adesso noi l'abbiamo capito, non stiamo a leggerlo. Allora, continuo a ripetermi, va tutto bene. Abbiamo capito la storia, abbiamo capito tutto, adesso abbiamo già trovato il titolo. Titolo, sì, ma siccome ci aiuta se tu gli dai una no, lettura. No, lo leggiamo, quando abbiamo il titolo leggiamo tutto e andiamo a casa, dai. C'è un titolo, allora, dillo. Un titolo l'avevamo già laggiù, dal figlio di De Gregori illegittimo. Aspetta, ce dal n'è uno bootleg, qua. Dal bootleg. Nat, aspetta, ce n'è uno qua. Ne ho uno già io qua prima. Verrei ma non posso. Allora. È finita. Alzati in piedi, l'uomo venuto dal futuro. Il figlio di De Gregori. Domani è un altro giorno. E allora qualcuno in
Qualcuno in coscienza sa di averne uno migliore? Se no, andiamo alla fine. No, c'è qualcuno che pensa di averne uno migliore laggiù. Prego. Forse dal domani. Eh? Forse dal domani. Forse dal domani, molto poetico, bello. Allora... Bello, allora, belle cagate! Allora, va bene quello. Verrei, ma non posso. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. L'ultimo e dopo andiamo a casa. La mangia uomini. No. No, ma no, perché no, è una cagata. Crea come una protagonista cagata. L'estetista Poretta. Che no, si no, 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 oh, ma no, ma verrei, allora, ma non posso, è avanti. Verrei, ma non posso, è troppo avanti. Avanti, troppo avanti. Ce n'è, no, l'ultimo. Lasciate ogni semenza voi che entrate. Dantesco. Verrei ma non posso, è avanti. Sì, perché verrei ma non posso indica anche tutta, e allora, una... Io propongo questo, ringraziamento alla scrittrice, ringraziamento a Stefano, ringraziamento a tutti noi che abbiamo capito che fatica all'anga, di minchia. Allora, metti la cosa, leggiamo la cosa. Esatto, e allora, l'incipit del fondamentale verrei ma non posso... Il frutto di Carne di Romanzo 2016, verrei ma non posso. Continuo a ripetermi che va tutto bene. Allora perché mi tremano così tanto le mani? Pensò John mentre si recava a quello che stava ormai diventando il suo lavoro. È il decimo deposito che faccio questa settimana, ma i miei debiti non accennano a calare. John entrò in banca. Il solito? Gli chiese con un sorriso beffardo l'impiegata. Lui non la considerò e varcò la porta, sopra la quale campeggiava l'attraente motto: energia per divertirsi e per risparmiare. Non si tolse nulla, nemmeno le scarpe. Da fuori qualcuno lo stava osservando, o forse dal domani. Occhiali neri, valigetta in pelle, scarpe tirate a lucido e una bronzatura troppo perfetta. Sembrava un rappresentante, ma era un contrabbandiere di uomini e aveva individuato la sua preda. Natalino Verrei, Balasso! Ma non posso! Un libro così lo Principi compriamo! Di quest'anno! Grande! Pordeno, Pordeno non legge! Legge. Pordenone scrive. Grazie a tutti gli autori di questa sera. Tornate a casa e ditelo: ho scritto per Pordenone legge. Metti tutto il schermo, che così si fotografano e schermo se lo portano a casa. E ci vediamo l'anno prossimo. E mi raccomando, la griglia dopo 7 anni, se più o meno si è capito. L'abbiamo capita, la porti, ecco. Tu portatevi da casa la solita fantasia. Grazie a tutti, grazie Cirri, Natalino Balasso, il ciao, migliore. Buonanotte. A noi spiace mandarvi a letto così presto, ma è presto, dai, abbiamo fatto solo 3 ore e un quarto. No, abbiamo una serata a Codroipo adesso, andiamo. Grazie, andiamo. Codroipo scrive.